On. Euronix Gruppo Tufano. Corvino Impianti. Prestito Sì. Fonte Itala. Acqua minerale effervescente naturale. Supermercato MO. Pasta Ferrara. Il sapore del mare. Crediamo solo ai sogni e basta. Noi che fumiamo mentre va la pasta. Noi che sbagliamo a mandare i messaggi. Nessuno che capisce i nostri sbagli. E se finisse pure il mondo adesso, la nostra vita resterà lo stesso. Abbracciami, baciamoci, ricordami, tanto comunque andrà, sarà un successo. Abbracciami, baciamoci, ricordami, tanto comunque andrà, sarà un successo. Abbracciami, baciamoci, ricordami, tanto comunque andrà, sarà un successo. Abbracciami, baciamoci, ricordami, tanto comunque andrà, sarà un successo. Buonasera a tutti, benvenuti a Si Gonfia la Rete. Raffaele, Auriemma. Grazie, grazie Nick. Sarà un successo soltanto se riusciremo a ottenere qualcosa di importante. Comunque andrà. Beh, no, comunque no. Comunque andrà, no. Deve andare così, solo in una direzione. Grazie di essere con noi anche questa sera, così come tutte le settimane, tantissimi. Io vorrei subito presentarvi una mia graditissima ospite, un'attrice, Claudia Conte. Buonasera Claudia. Buonasera. Tutta abbronzata, ma dove andate a mangiare al mare forse? Quando... Beh, oggi che sono venuta qui a Napoli, nel bellissimo terrazzo lì a Posillipo. Attrice del film Resilienza, di cui parleremo dopo, ma poi Claudia ci racconterà anche altre cose della sua esistenza. Buonasera a Flavia De Vivo, buonasera Flavia. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati ad un'altra splendida puntata. Splendida?
Splendida. Sicuro? Sì. Mm-hmm. Guarda che poi si fidano di te, eh. Certo, splendida, certo. E scoppiettante. Splendida, splendente, come Ivana Marcellino. Ciao Ivana. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti. Un gran ritrovato ai nostri ospiti e telespettatori, ovviamente. Perché hai sempre problemi col microfono, tu prima di... Io? Perché alle volte sono un po' vestita, diciamo, in modo un po' più inadeguato per inadeguato. Posizionare il microfono, ecco, però altre volte invece ci penso prima di vestirmi. Oggi chi non è mai inadeguato è Andrea Falco, buonasera Andrea. È vero Raffaele Aurier, ma lo dico anche io da solo, buonasera, non sono mai inadeguato. È inadeguato invece alla convocazione nella prossima partita, sì. Notizia del pomeriggio, Nicola Maximovic, questo perché Raffaele è stata riscontrata in seguito all'ultimo giro di tamponi la sua positività al Covid-19, insomma non una bella notizia nella settimana in cui il Napoli perde anche Kalidou Koulibaly e dopo ovviamente ne parleremo. Coppia di difesa per la Spezia obbligata per Gattuso con Manolas e Rachmani. Non possiamo dire che è stata una stagione senza problemi per Rino Gattuso fino alla fine, però sarà più divertente e il sapore sarà anche più dolce nel momento in cui il Napoli riuscirà a centrare un obiettivo che penso sia fisso nella mente di Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera. Assolutamente, sono d'accordo con te. Comunque sarà un successo, penso che era riferita alla trasmissione, che andrà sicuramente bene. A Napoli dipende, hai ragione, dipende. Buonasera a Cristian Bosco. Potete intonarmi un attimo tanti auguri a te, no, per favore? Io odio. Ah, scusate, non lo sappiamo. Scusate. Tanti auguri a te. Grazie. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Cristian. Tanti auguri a te. Auguri per i tuoi 25 anni, Cristian Bosco. Io in realtà ho già chiesto al Gran Consiglio degli Highlander di tornare a 14. Sto aspettando responso, però. A 14, ancora lì. No. 14 non puoi fare l'ospite qui in trasmissione. Torno al liceo, però. Devi venire accompagnato. E invece non mi è mai accompagnato perché si basta da solo, Salvatore Bagni. Basta e avanzo anche per gli altri. Ecco, ciao. Buonasera. Un saluto. Bene, a uno, a uno, a uno. Parleremo tanto con Salvatore Bagni anche del Napoli attuale, ma anche del mercato che verrà. Prego la regia di inquadrare questo nostro ospite. Facciamo un quiz. Ecco, lo inquadriamo. Ecco, è lui. Ve lo ricordate? Sì? No? Io lo dico io, se non ve lo ricordate, ma ve lo ricorderete certamente. È un ex calciatore di un Napoli che comunque abbiamo voluto bene perché rappresenta un pezzo di storia di quelli lì che ovviamente non ci auguriamo di rivivere, ma che comunque ha caratterizzato poi il presente. Angelo Paradiso. Buonasera Angelo. Tutti quanti. Hai visto che l'avevi ricordato? Sono cambiato un po', ma sono migliorato forse. Sono più muscoloso. Infatti, gran giocatore. No, sono cambiato. Molto apprezzato. Ho preso qualche chilo. Mi alleno tanto questo periodo. Vediamola un po'. Così ce la fanno vedere. Speriamo non quella di oggi. Com'era quando venne a Napoli? No, non è proprio così. Ecco. Angelo Paradiso è lui. Eccolo. Mi ricordo di un grandissimo gol dai 30 metri, segnati 35 metri, sì, sotto l'incrocio, grande gol. Vedi, se metti una foto di Salvatore quando giocava è quasi uguale a te. Non è cambiato, no, Salvatore, sono per esempio. 65 anni, lo riporto discretamente, dai. Oh, lo posso dire anche una cosa? Molto, se metti una foto mia bello. Che intervistavo Salvatore, dici, ma chi è quello? Ma no, è passato troppo tempo, non mi ha intervistato 40 Scelto anni. Scelto all'epoca dal direttore generale Antonio Giuliano, io mi ricordo che lui ti portò al ritiro di Castel del Piano. Ti dice qualcosa il ritiro di Castel del Piano? Io non lo feci quell'84 non c'eri, è vero. Non c'ero, ero all'Olimpiadi, però era il ritiro preferito da Marchesi, questa era la sua zona. Infatti, Castel del Piano con Renzo Olivieri che ci raccontava tutte le sere di San Miniato di sopra e di sotto e poi tutte le storie tutte le sere ce le raccontava, però devo essere sincero, a me quel Napoli manca molto perché era un modo di vivere la realtà che oggi non sarebbe mai più bastava possibile. Bastava il nome di quell'uomo per dire che era una garanzia, cioè Marchesi, certo. Era una garanzia per tutto l'ambiente di serenità e tranquillità. A parte io che gli devo tantissimo, però era proprio un bene. Tutti cercavano di dare molto di più di quello che avevano per la persona che era Rino Marchesi. Stiamo parlando di quello che ha preso Salvatore Bagni dal settore di destra offensivo e l'ha messa a centrocampo. Esatto. È
Non è folle lui, non è un uomo. Anzi, è molto pacato come una grande trovata, una grande trovata. Sì. Fu geniale. Figurina di Salvatore. Vediamo la figurina di Salvatore Bagni. Non avete nient'altro da far vedere. Che stagione era, Salvatore? Ma soprattutto dov'eri? Cioè, perché oggi le figurine... È un ritiro, sicuramente. In campagna. Difatti non vado più d'estate in montagna perché non ci mi piace la neve, ma d'estate in montagna no. Bene, ci piace anche raccontare questo Napoli che c'era, ma che c'è ancora oggi. E, Angelo Paradiso, ma io ricordo che comunque tu eri un po' in soggezione in quel Napoli, perché è vero che era un Napoli in Serie B, però lui veniva dal Teramo, sì, c'erano dei nomi comunque c'erano dei nomi importanti, mi ricordo Esposito, Bellucci, una bella realtà, e mi ricordo arrivai proprio come scommessa, infatti poi dopo 20 giorni mi diede anche la fascia di capitano simbolica proprio per al premio di un ritiro importante, e poi il campionato feci 32 partite da titolare, quindi ricordi straordinari, perché insomma il pubblico napoletano è fantastico, poi l'ambiente, poi insomma il tuo soprannome 16 valvole allora, perché le macchine andavano ancora a valvole, adesso ibride, turbo, è così. Quindi ricordi straordinari. Accoppiava la tecnica in grande qualità, lui aveva tecnica in velocità, rapidità di esecuzione, era veramente un bel giocatore veramente. Infatti con il 4-2-3-1 lui sarebbe perfetto, sarebbe vero, nel 4-2-3-1 destra, sinistra, sì. Col modulo del Napoli, sì, perché io non mi sono ricordato di lui con la... però poi come calciatore li tengo tutti memorizzati, quello che assolutamente col modulo di adesso ci vuole un esterno che ha gamba, ti esalterebbe ancora di più il modulo, ancora. Io l'ho visto giocare, sì, gioco, è bravo. Sì. Ma veramente? Vabbè, noi siamo un gruppo Aldair, Max Tonetto, giochiamo sempre. Beach soccer, football. Ha avuto il padel oppure? No, padel. Quanto ti voglio bene. Tutto con la palla, noi facciamo solo con la palla. Ma tutti con sto padel, sì. Ste mode, ste manie che improvvisamente devono esplodere. Però torniamo al Napoli di oggi, perché è una bella realtà. Anche questa è una grande scommessa da giocarsi in quattro finali, perché sono queste le quattro finali del Napoli, con i volti degli allenatori che Rino Gattuso dovrà, un po' incupito dal pareggio di Cagliari, affrontare. Vediamo la classifica del campionato di Serie A, vediamo come si compone la stessa. La ricordiamo, Andrea, con la Lazio che incombe, tra l'altro. Esatto, la Lazio che incombe. Infatti, sai, si fa un po' il ragionamento se Juve e Milan pareggiano, il Napoli li riprende entrambe. È anche vero che se poi la Lazio nella medesima giornata vince, sarebbe virtualmente in aggancio, vincendo poi il recupero col Torino. Quindi c'è la possibilità su mille anche di un clamoroso arrivo di tutte e quattro a pari punti. Vediamo il calendario del Napoli a tal proposito, quindi lo svisceriamo, come dicevano quelli bravi un tempo. C'è lo Spezia nel prossimo turno, come sapete. Napoli-Udinese, Fiorentina-Napoli, Napoli-Verona. Insomma, considerando la posta in palio, non è troppo chiedere a questa squadra di fare bottino pieno, immagino. Insomma, che siamo tutti d'accordo su questo. Anche se mancando Maximovic e Koulibaly, altri due elementi in meno, che vengono a condizionare una stagione già molto complicata, Salvatore. Quindi rimangono le partite, vanno giocate, e penso che nessuno dei due possa rientrare in tempo, visto che c'è il turno infrasettimanale. Secondo me è finita la stagione. Per me è finita la stagione. E calcoliamo che abbiamo solo due centrali. Tu devi anche sperare che non succeda niente. Poi puoi mettere Usai come centrale. No, Di Lorenzo. Però sarebbe una soluzione del momento, cioè bisogna stare attenti anche a questo. Scusate, qui da Loggione cosa state dicendo? Perché mi sento protestare. Positivi per il Napoli. Positivi per il Napoli. Positivi per il Napoli, sai perché? Vi faccio vedere il calendario del Milan. Amici miei, ma il calendario del Milan, si devono augurare, appellare non so a quale santo. Juventus-Milan domenica sera con la Juve che ha lo stesso obiettivo del Milan. Poi Torino-Milan il 12 maggio, Torino che deve salvarsi, Milan-Cagliari col Cagliari che pure vuole raggiungere la sicurezza del posto in Serie A, infine Atalanta-Milan che potrebbe
voler dire ancora qualcosa. Sì, una partita che assume ancora più significato, no, dopo il pareggio dell'Atalanta, quindi se l'Atalanta fosse andata proprio in fuga, invece essendo ancora lì, chissà che magari all'ultima giornata non sia ancora questa una partita valida per la Champions. Vediamo anche il calendario della Juventus, eccolo qui. Che nemmeno è facile. Nemmeno tutto è facile, anche se c'è il Sassuolo, quindi ogni tanto capita. Però il Sassuolo, la Conference League, De Zerbi la vuole fare arrivare. Infatti De Zerbi è a due punti tosto, dalla Roma. Lo vedo tosto. Poi giocano con l'Inter e l'Inter non credo proprio che Marotta vada a Torino con la Juve dopo aver dichiarato io con Paratici ho pessimi rapporti. E Conte? Conte che si vedeva a male parole con Agnelli. Infatti, quindi... Ma che fa? Gli fai il regalino? Non credo. Non credo proprio, quindi sarà una bella partita. E poi Bologna-Juve poi sarà una gara senza troppi significati. Calendario all'Atalanta che mi sembra poter essere la squadra... Sì. Che può ambire al secondo posto, Andrea. Diciamo che ci sarebbe già quasi certa di questo risultato se non fosse incappato nell'ultimo pareggio, però anche il calendario alla mano, è vero, c'è il Benevento in lotta per salvarsi, ma insomma, teoricamente nelle prossime tre, se ne fa nove, non sarebbe strano. Non sarebbe diciamo strano, così. Anche perché è una squadra che non conosce pause né soste. Vediamo però quali possono essere i possibili scenari dopo la partita di domenica sera tra Juventus e Milan, ne dibattiamo in studio. Sì, io intanto proprio così, con molta onestà, dico correggetemi se avete informazioni o comunque riflessioni diverse da aggiungere, ecco, quantomeno a quelle che abbiamo fatto noi. Esatto. Nell'ipotesi che Napoli, Juve e Milan... Puoi spiegare la classifica avulsa come si calcola? Perché molti non sanno. Beh, la classifica avulsa non è altro che quando tot squadre arrivano a pari, diciamo, punti, tre squadre, la classifica con i punti ottenuti semplicemente nelle partite tra di loro, ecco, questo è. E i criteri di base sono i punti normali fatti sul campo in questi scontri diretti, la differenza reti e poi a parità di differenza reti, come sapete, i gol fatti. Allora, poiché abbiamo già avuto una classifica di questo tipo con Juve, Napoli e Milan appaiate e c'è Juve, Milan domenica, vediamo cosa succederebbe se questa situazione si dovesse verificare a fine anno. In questo momento, come stanno le cose con Juve e Milan che hanno una partita in meno, la classifica è questa qui: Juve prima con 6 punti alla pari del Napoli, ma con una miglior differenza reti più 2 contro il meno 1 degli azzurri, Milan staccato a 3. Sottolineiamo anche i gol fatti perché, ripeto, a parità di differenza reti valgono poi quelli lì. Se la Juve dovesse vincere lo scontro diretto col Milan, la classifica in caso di arrivo a 3 sarebbe invariata, quindi Juve che resterebbe prima, terza diciamo della classifica a quel punto, Napoli subito dopo e il Milan la terza, l'esclusa. Se dovessero pareggiare, la classifica rimarrebbe invariata anche in quel caso, Juve prima, Napoli secondo, Milan terzo, ma attenzione perché per il discorso che facevo prima potrebbe poi infilarsi la Lazio, lì cambierebbe un po' tutto il ragionamento. Certo. La cosa, secondo me, da scongiurarsi per i tifosi del Napoli è che vinca il Milan, perché se il Milan vince e Juve, Napoli e Milan arrivano alla pari, il Milan schizzerebbe in avanti a meno che non elimini la Juve, ma per eliminarla dovrebbe batterla con 4 gol di scarto. E la vedo un po' difficile. Mi sembra sacrosanto, Paolo. Sì. Cioè, il Napoli deve sperare che la Juve vinca domenica. Il Napoli deve sperare che la Juve vinca. Di solito in questi casi, a 10 giornate dalla fine, si scontrano due tue avversari, tu speri nel pareggio, per un fattore di carattere matematico vengono assegnati 2 punti invece che 3. Però sì, qui siamo a 4 e poi saremo a 3 giornate dalla fine. Quindi lo scenario cambia un po'. E quindi secondo me il pareggio lascia tutto ancora inalterato, mentre la sconfitta, al di là di tutti i discorsi legati alla classifica avulsa, è certo, è preferibile forse la Juventus rispetto senza forza la vittoria della Juventus rispetto alla vittoria del Milan. Comunque la sconfitta ha un riflesso sulle ultime 3 giornate per la perdente, visto che noi una, considerando, sperando di tenerci la Lazio dietro, una ce ne dobbiamo mettere dietro. Io questa volta ti dico che non tifo per il pareggio, come invece si dovrebbe fare a 10 giornate alla fine. Stavolta siamo troppo sotto, spero che una delle due, la perdente, abbia la mazzata, esatto, che può poi condizionare il rush finale di una delle due. Sei d'accordo, Angelo? È così. Poi il calendario è tutto a favore del Napoli, cioè, sì, se analizziamo bene. Sono molto d'accordo. Secondo me è alla portata del Napoli, alla portata sia per calendario e sia per calendario delle squadre avversarie. Insomma. Poi infatti volevo aggiungere una cosa, Raffaele, secondo me, cioè, inutile che lo diciamo, lo sanno tutti oramai, con 12 punti non ci interessa niente del calendario se facciamo 12 punti. Assolutamente. Siamo aritmeticamente dentro. Che avranno problemi a perdere. Però anche se si era detto prima di Napoli-Cagliari, il Napoli ha il bonus di un pareggio, e il pareggio ce lo siamo giocati col Cagliari,
potrebbe, vedendo bene il calendario, come abbiamo visto bene il calendario, ancora averne un altro il Napoli di bonus di un pareggio. Cioè potrebbe anche con 10 punti le possibilità sarebbero elevate, sì, non matematiche ma elevate. Però diciamo che il Napoli mai come in questo momento dovrà tirare fuori tutto quello che forse non si è visto contro il Cagliari, o no Salvatore? No, non si è visto. No, nella parte finale soprattutto. Un calo mentale, fisico di giocatori importanti. È un arretramento nel secondo tempo, quando il Cagliari ha preso in mano il centrocampo, che non è stato inusuale per il Napoli degli ultimi due mesi. Vedere una squadra che subisce proprio nella propria metà campo, con palloni molto alti, con due giocatori molto alti là davanti, vuol dire che non stai leggendo bene le fasi della partita, perché sarebbe bastato alzare solo la linea difensiva e sia Pavoletti sia Cerri non sarebbero stati così pericolosi come lo sono stati, perché la palla la prendevano sempre loro, la spizzavano, e una disattenzione su una palla arrivata da centrocampo, molto morbida, sì, leggibile. C'è stata una disattenzione forse di uno dei migliori giocatori, che era Yusai. Fino a quel momento era stato perfetto, uno dei migliori. Perfetto, e ci è costato caro. Ci è costato caro. Paradossale che faccio io l'avvocato difensore. Però, no, mi aspettavo, sì, il contrario. Sì. Noi stiamo aspettando che l'Atalanta... No, a parte questo. Allora, posso dirvi una cosa. Per me il Napoli ha prodotto 7-8 occasioni gol nitide. Ed è sempre lo stesso problema che ripetiamo da oramai... Da tempo immemore. Se non chiudi la partita, dopo puoi avere la problematica al 94esimo, che è un'ingenuità, perché là è un calo di concentrazione. Ma il Napoli è una partita dove vince 3-0. Cioè, sì, questo calo che avete visto voi è un calo sintomatico. Avvocato, si quell'altro? Uno è del diavolo, di chi sono l'avvocato? Del santo, l'avvocato del santo. Un avvocato pure io. Però il Cagliari pure poteva fare gol, altre volte no, altre volte Paolo, le avversarie non potevano annullato segnare. Un gol a Osimhen, Cagliari... dopo spero voglio capire dopo, perché. Dopo, aspetta, no, abbiamo tutto un blocco. Un palo, una traversa abbiamo preso, altre 5 parate di Meret. C'è un palo e due prodezze di Meret, ma prodezze vere, sulla girata di Pavoletti, ha fatto una parata, ha avuto una reazione fantastica. Troppe palle gol nitide a una squadra che ha costruito, ma altre squadre non avevano dato tante opportunità. Noi abbiamo costruito, ma non palle così nitide e tante come avevamo fatto nelle altre partite. Perché, ripeto, qualche giocatore era stanco, qualcuno ha dovuto riposare. E poi, ripeto, è venuto un po' di timore. Perché quando arretri così tanto e nessuno ti dà una voce, perché quella palla... sarebbe bastato andare ad aggredire, ad avvicinarsi, quella palla non sarebbe arrivata così facile a Nandes, perché il gol è stato bello, tutto quello che vuoi, perché è arrivato in scivolata. Ve lo ricordate di chi dissi di preoccuparci la settimana scorsa? Aspetta, di Pavoletti, di Nandes. No, di Nandes. Però non ti faremo questa domanda. No. Questa volta. È vero che col senno di poi, cioè è vero che col gol di Osimhen la partita 2-0 andavi a casa. È anche vero che però, stando soltanto ai numeri del 90esimo, il Cagliari ha avuto... dati Lega Serie A, 7 occasioni gol contro le 6 del Napoli. Sì, quindi infatti questo dicevo io. Il Cagliari è stato vivo nella partita, un gol doveva farlo, solo che come diceva Cristian, tu devi farne più di uno probabilmente. Questo sì, non ce l'aspettavamo. Però intanto, al di là del risultato, non ce l'aspettavamo che il Cagliari venisse a fare più palle gol del Napoli. Questa è la cosa che un poco non ci è piaciuta. Perché? Aspetta, vediamo Ivana. Secondo me sì, è stato il Napoli il problema, perché il Cagliari comunque è venuto qui con l'aggressività giusta ed è stato il Napoli che non ha reagito nel modo in cui noi speravamo e quindi ha concesso un po' di più al Cagliari. E perché dovremmo capire? Secondo me a centrocampo, erano perché stanchi, la prestazione non esaltante di Fabio Arruzza ha fatto sì che Demme fosse da solo lì a lottare, allora, contro un posso, centrocampo forte fisicamente, molto lontani, dando l'opportunità di costruire in solitudine, perché molte volte la costruzione è stata... Se posso dire la mia, ha ragione Paolo, secondo me ha ragione Paolo. A parte Fabio Arruzza, ho visto Zielinski proprio tramortito, Insigne... Lozano, cioè, però li ha fatti i cambi, ha giocato bene fino alla fine. Però, sai, col senno di poi siamo tutti bravi. Però io credo che vedendo Insigne in quel modo, no?
non ce l'ha la gamba per la ripartenza, sì, che ti serve. Era meglio che lo togliessi. Però è stato atteggiamento, perché no, al 36esimo del secondo tempo ci sono state due sostituzioni dove hai tolto Zielinski e Fabian Ruiz, hai messo dentro un incontrista che era Bakayoko e Elmas. Se non si fosse infortunato Osimhen, io credo che il Napoli, certo, la partita non la portava a casa. Però l'atteggiamento era di difesa in quel momento, doveva esserci più copertura. Però Koulibaly si è infortunato in questa partita. Vediamo il rendimento con e senza Koulibaly, Andrea. Sì, e poi discutiamo anche un po' magari dei suoi tempi di recupero, visto che ci sono informazioni un po' diverse in giro. Allora, Koulibaly con e senza, il Napoli cambia? Sì che cambia, certo che cambia, ci mancherebbe altro. Guardiamo i numeri relativamente soltanto alle gare di Serie A di quest'anno. Con Koulibaly la media punti del Napoli è 2.1 per gara, senza 1.5. Basterebbe dire questo sostanzialmente. Andiamo nel dettaglio dei numeri. Nelle 9 partite in cui Koulibaly non ha giocato dall'inizio quest'anno, 7 per indisponibilità, 2 per scelta di turnover, il Napoli ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi, ben 3 sconfitte, e la media gol subiti è salita praticamente quasi a 2 gol a gara, che sono tantissime per una big del campionato di Serie A. Però dicevi, Andrea, non c'è chiarezza su questo infortunio e soprattutto sul recupero dello stesso, perché il Napoli ha parlato, ha descritto qual è stata la problematica, ma non ha detto quando potrebbe rientrare. No, esatto. Koulibaly si è sottoposto a esami strumentali che hanno appunto evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra, e ha svolto terapie. Diciamo che c'è chi parla di stagione finita, chi dice 2, forse 3 saltate, recupera per l'ultima o per la penultima con un miracolo. Io non mi, cioè non so neanche cos'è il gastrocnemio, quindi non potrei esprimere. Ma forse si cura con il Malox questo. L'unica cosa che sappiamo è che c'è il turno infrasettimanale, il gastrocnemio, siamo impreparati. Sul turno infrasettimanale siamo preparati, quindi purtroppo il rischio è che 10-14 giorni. Ve lo anticipo già adesso, poi magari nel corso della settimana ulteriormente daremo informazioni. Noi martedì sera saremo in onda subito dopo la partita. Quindi arrivo subito, come diceva Toto, subito arrivo. Tempo di finire la radiocronaca, allo stadio arrivo. Ci porta bene, l'unica volta che vogliamo evitare, facciamo mercoledì, perché l'unica volta che abbiamo fatto c'era la Juventus. Io sono sempre per un'altra chance. No, scherzo, però secondo me a caldo è bella dopo la partita commentare. Sempre bianconeri. Sempre bianconeri sono. Vi racconto del vantaggio del, scusami, Raffaele, del vantaggio del Manchester City all'11esimo con Riyad Mahrez, 1-0 per i Citizens, e quindi in questo momento insomma hanno il passaggio del turno in mano per ora. Si sta giocando quindi la semifinale di ritorno della Champions League. La candida Flavia De Vivo che cosa ci vuole dire? Ci fermiamo solamente per pochissimo, ci ritroviamo qui. Grazie. Pubblicità. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 13 maggio, sconto 20% su tutti i prodotti di almeno 599 euro. Samsung Smartphone S21 Plus 5G con fotocamera da 64 megapixel, tuo a 903 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. Ti aspettano tante offerte! Samsung Smart TV 55 pollici Crystal UHD, tua a 559 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Lenovo Notebook con Intel Core i7 di decima generazione, tuo a 720 euro. Daikin condizionatore split 12.000 BTU, tuo a 479 euro. Samsung frigorifero combinato da 340 litri, tuo a 479 euro. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Aia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non te so capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti. Clima, riscaldamento, idraulica.
Supermercato M.O. La forza della convenienza e del risparmio presenta eccezionali offerte primavera. Pasta di Vella, mezzo chilo, 37 centesimi. Caffè Kimbo, 2 da 250 grammi, 3,30 euro. Passata Verace Cirio, da 700 ml, 75 centesimi. Acqua Sant'Agata, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo, 1 euro. Vi aspettiamo in via San Francesco a Patria 250 a Giugliano. Supermercato M.O., la forza della convenienza e del risparmio. Cerchiamo spesso qualcuno in grado di darci soluzioni semplici e più vicine a noi. Ma chi è davvero in grado di farlo? Nelle filiali Prestito Sì, ogni giorno troviamo soluzioni flessibili per dare una risposta concreta a tutte le tue esigenze. Un mondo di prodotti su misura per te. Prestiti personali, mutuo, cessione del quinto e finanziamenti alle imprese. Scopri l'agency più vicina a te. Visita il sito prestitosi.it o chiama il numero verde 800 300 817. Prestito Sì. Il nostro sì dove gli altri hanno detto no. Precaro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, ma sedendo e mirando il pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spadura. Ma come il vento odo stormir tra le fronde, io questo infinito silenzio a questo silenzio vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. L'infinito di Leopardi, brava, brava. Dedicato al nostro conduttore e a tutti gli ospiti di grazie, oggi. Claudia, veramente una splendida interpretazione, anche perché per i tifosi del Napoli la squadra è l'infinito per eccellenza. Io però vorrei entrare nel dettaglio di quanto accaduto domenica sulla questione del gol annullato ad Osimhen, che lascia molto perplessi, tanto che a pensar male, puntini, perché ridi Salvatore? No, perché uno non c'entra niente col Napoli della partita, no, vedo un personaggio che o non c'entra o c'entra, no. C'entra nella misura in cui no, certo, che è successo qualcosa. Gol annullato ad Osimhen. Paolo, perché secondo te? Perché le settimane precedenti non siamo andati mai a parlare al termine della partita quando abbiamo subito dei torti, e quindi la mia idea è che Simone Inzaghi, quando inventa di sana pianta che non sono stati regolari i primi due gol in Napoli-Lazio, crea i presupposti affinché la prossima volta che la Lazio, ho fatto questo esempio qui io, se Immobile dopo le lamentele continue di Simone Inzaghi, quindi non una squadra di grande potere, questo palazzo, il potere, una squadra che gestisce in un certo modo la comunicazione con il suo allenatore, se dopo, se Immobile tocca Godin, vanno a rivederlo e forse glielo danno, e probabilmente glielo danno. Invece noi siamo quelli tranquilli, siamo quelli silenziosi. Però questo è un difetto del protocollo, sai Paolo? Perché... No, però al di là del protocollo, non protocollo. Io dico,
Fabbri deve lui avere il dubbio, non deve essere il protocollo che impone a Fabbri di andare lì, deve essere Fabbri che, avendo la vista da 40 metri l'azione, dice: scusate, ma ci sta sto mezzo tecnologico, ma lo vado a vedere. Per me, in molti altri casi, lui ci va. Col Napoli, oramai, come si dice a Napoli, voglio essere proprio in termini volgari, ci tengono fatti, sì. E di stando questi poi non succede niente con questo. Però, perdonami, Raffaele dice una cosa sacrosanta, cioè questa discrezionalità alla fronte di un mezzo tecnologico che dovrebbe assicurare e garantire delle certezze, è assurdo. È assurdo. Allora mettiamo, come negli sport americani, la chiamata degli allenatori. Io vorrei, ma secondo te, se alla Juventus non danno un gol così, lo portano di peso, come si dice, al VAR? Però il regolamento non lo prevede, capito Paolo? Secondo me dobbiamo agire sul protocollo, perché il protocollo va cambiato. Chi stabilisce se una spinta ha un'intensità tale da commettere un fallo? L'arbitro. No, perché l'arbitro in campo che ne può sapere se la mano appoggiata così è una spinta o è una dinamica del gioco del calcio? Deve essere il VAR a vedere se è una spinta. Il protocollo dice che è l'arbitro. Sì, esatto, perciò dico che va cambiato il protocollo, perché l'arbitro non può sapere se quell'intensità è tale da buttar giù Godin. Vabbè, però aspetta, ma in corsa, ma non c'è stato. Io voglio farti una domanda. No, io voglio farti una domanda, che so che ti piace questa domanda. Vai. Ma voi vedete che non ha visto bene perché era troppo lontano e quell'altro non ha visto bene perché era troppo vicino? Adesso ne parliamo, che questa è una cosa molto graziosa. Una volta stanno troppo lontani, una volta stanno troppo vicino, quello è il problema nostro. Flavia, vuoi fare una domanda? Sì, vorrei fare una domanda a Paolo. Secondo te, perché e come mai De Laurentiis non decide di scendere in campo e protestare contro la categoria degli arbitri? Io questo non lo so, io penso. Non serve a niente, tu hai sbisbigliato, non serve a niente. Io però, secondo me serve a qualcosa. Bisogna vedere in che modo farlo. Allora io, sinceramente, come lo fa la Juventus, mai. Voglio perdere i campionati, ma quel modo lì, la mia squadra, non vorrei mai che il Napoli si comportasse così. Quindi come fa la Juventus? No, non prendiamo la Juventus ad esempio. Cerchiamo di fare qualche cosa di simile a quello che fanno tutti, cioè a farsi sentire. Che è un perché noi non dobbiamo parlare che gli arbitri sono corrotti, non lo possiamo provare, no, però sono esseri umani, di conseguenza condizionabili, certo. Sono. In quanto esseri umani, in quanto condizionabili, se incominciano a sentire una società, una squadra che sempre fa delle rimostranze, può darsi che alzano il livello d'attenzione. Questo è tutto, secondo me. Quando io ero uno che protestava sempre, d'accordo. 10 volte, magari avevo sempre torto, ma 2-3 volte mi davano ragione. Ma tu protesti? No, però in generale, però tu hai preso in considerazione la Lazio, Raffaele. La Lazio col Napoli si è lamentato. La partita dopo c'è stato il fallo su Çalhanoğlu, che era nettissimo. Certo. Lui è andato a rivedere Orsato e ha deciso, perché aveva già sbagliato in precedenza, che non era fallo. Ma come ha fatto a pensare? Vedi, guarda, perciò caso, gli è servito, caso. Non è casuale. Ti voglio dire una cosa. Voglio chiudere sull'argomento. Sentiamo Paolo. Citando un altro sport. Ci ho giocato a livelli non alti, ma ci ho giocato. Il basket. Nel basket tutti quanti sapete che esiste il fallo tecnico. Ma lo sapete che gli allenatori se lo prendevano apposta, il tecnico? 2 tiri liberi agli avversari, sì. Ma le prossime 7 decisioni ti ho condizionato e nel dubbio me le dai a me. Sono esseri umani gli arbitri, così è un gioco psicologico che purtroppo, se noi vogliamo asserire o illuderci, avere questa utopistica convinzione che il calcio è solamente tecnica, tattica, 11 contro 11 in campo, non ne usciamo, purtroppo tutte queste altre cose. Il psicologico è molto importante. Che dicevi, Angelo? Dico, il fattore psicologico gli può dare. Che sia chi l'ha buttata fuori, che non l'ha buttata fuori, alzano la mano. Tutti e due. Certo. Tutti e due ha ragione. Tante volte ha ragione quello che ha torto. Chi gioca? Dalle piccole cose. Si può condizionare un arbitro, soprattutto col fattore psicologico. Avevo dei capitani che mi andavano sempre a rompere le scatole, gli arbitri. Magari non al secondo, al terzo, ma al quarto ti davano ragione, come diceva giustamente Salvatore. È così. Abbiamo avuto dei casi limiti con Franco Baresi, che i fuorigiochi li chiamava lui. Sì. Alzava sta mano, l'arbitro fischiava direttamente. Hanno ricordato quel secondo scudetto del Napoli. Io vorrei ricordare il primo del Milan di Sacchi, che viene vinto anche per una decina, quindicina di fuorigioco con la bandierina, che non era una bandierina, era un braccio, di Franco Baresi. Certo. E Salvatore però, lo sa bene. A pensar male, abbiamo detto, no? All'inizio del blocco.
Chi c'era al VAR domenica? Chi c'era? Ma lo ricordate, no, chi c'era? Ma signor... quest'anno ha più presenze di me al seguito del Napoli, ha visto più partite Mazzoleni che io. Mi sto incominciando a venire invidia, perché io di solito ero quello che vedeva più partite del Napoli. Sono quest'anno sono battuto da Mazzoleni, ma com'è possibile? Allora sì, c'era il signor Mazzoleni, è vero Andrea? Vuoi dire qualcosa su è di vero, lui? No? Mazzoleni è stato designato per fare il VAR di una partita del Napoli per la quarta volta nel suo campionato. La cosa singolare però è che di queste quattro volte, tre siano nelle ultime sette partite, quindi tre le ultime sette, una percentuale perché ce ne vogliono mandare uno bravo, una percentuale quindi, che non so se è ripetibile in altri casi, non ho fatto la ricerca, ma è sinistra, diciamo così, sì. 3 su 7 e c'è un'altra sinistra coincidenza. Aspetta. Prima di arrivarci però sai che si possono anche intrecciare queste aspetta due... un attimo, okay. Allora voi sapete da quanto tempo il signor Orsato non arbitra più tre una anni, partita dell'Inter? Tre anni fra poco. Precisamente tre, quante partite sono? 113. Abbiamo, aspetta, abbiamo la scheda. Se voi l'hai anticipata, abbiamo la scheda. 114. 2018. Adesso allora, 2020, se c'è la scheda dopo, andiamo dopo. Andiamo dopo. Andiamo dopo. C'è un particolare inquietante. Guardate che noi l'abbiamo scoperto oggi. Grazie all'indicazione di un tifoso. È vero. Per dire quante volte chi ci ascolta ci dà dei suggerimenti. È arrivato anche a me, quello di Pasqua. Che esatto. Cosa è successo? Pasqua, ossia l'arbitro che venne richiamato dal VAR. Chi era il VAR? Mazzoleni in Milan-Napoli per il contatto Bakayoko-Teo Hernandez e tornò dicendo no, il rigore non lo do comunque, quindi sbugiardando ecco, la segnalazione di Mazzoleni, non ha più arbitrato una partita però, in Serie A dall'epoca. Non ha più arbitrato. È vero. Dal 14 marzo non ha più arbitrato una partita. È vero, però mi è arrivata un'altra notizia. Oltre questa che è arrivata uguale pure a me, non so se è lo stesso tifoso che manda i messaggi a tutti, però poi altri mi hanno segnalato che non ufficializzate, ci sarebbero ragioni di salute che in questo momento impediscono a Pasqua di essere designato. Quindi non lo, io dico tutto aspetta, quello che mi arriva, io non so niente. Però comunque il 2 aprile ha fatto la B e ha fatto due partite come quarto uomo. C'era, che non è che è sparito proprio, non arbitra, non lo so, magari, però fa altro. Magari è così, attenzione. 2 aprile, adesso che è oggi? No, però forse dopo ha avuto qualche problema fisico, non lo so sinceramente. Quindi vedi, quando ha fatto il quarto uomo però, adesso. Non lo so se c'è qualcosa, ma comunque c'è o non c'è? Ci sono tante di quelle cose strane nelle decisioni di Rizzoli, che io non è che se Pasqua ha problemi di salute non ce li ha, se è stato punito o non è stato punito, può modificare il mio giudizio e il giudizio di tutti quelli che cercano di essere oggettivi, molto negativo sulla gestione di Rizzoli. Rizzoli è il primo designatore che ha avuto il VAR, le polemiche avevamo fatto tutti quanti la previsione, dovevano andare a diminuire, sono aumentate, il VAR ha creato confusione invece che risolvere tanti problemi, Rizzoli bocciato. Perché c'è la discrezionalità, il problema è sempre quello, perché il VAR dovrebbe intervenire su tutti i casi sospetti, non scegliere quello del chiaro ed evidente errore, ma chi lo stabilisce? Ma tu sei stato invitato quando ha parlato Rizzoli? Ma a dove? Fare una domanda, quando parla Rizzoli tu vieni invitato, ma mai, io ma non vengo invitato, perché? Perché riceve domande Rizzoli quando parla? Ma che parla? Gliele fai a fare le domande a questi qui Paolo? Orsato, io prima gli volevo fare le domande, ma che gliele fai a fare se va al 90° minuto e dice ma scusatemi io ho sbagliato durante Inter, cioè tu hai sbagliato, hai condizionato un campionato perché hai sbagliato e ce lo vieni a dire dopo 3 anni, cioè bastava anche una settimana dire guardate io ho sbagliato, scusatemi, è stato un no, ti hanno congelato per 3 anni e tu dopo hai detto davanti alla TV nazionale col candore di quel poverino che io ho sbagliato, scusatemi, perché ho sbagliato? Perché ha sbagliato? Ma io ho sentito pure perché era troppo vicino all'azione. Io non l'ho vista in quel momento in diretta, poi ho letto, io sono impazzito veramente quando ho sentito i commenti di molti, però è stato molto un signore, è stato molto corretto ad ammettere di aver sbagliato. Là veramente sono impazzito. Siamo veramente un popolo di imbecilli. Là veramente ho detto fregati. Voglio sperare che sia stato un misunderstanding lessicale, perché dire è proprio una contraddizione in termini, dire sbagliato, non ho non visto perché ero troppo vicino. Guarda che non è una roba che è fuori dalle logiche. Andrea, prego. Un giornalista come Marelli. Diceva da arbitro, siete delle capre, ascoltate me, ha ragione, come quando vai al cinema, tu dove ti metti? Vicino allo schermo o ti metti lontano per vedere me? E se la pensavi diversamente Marelli, eri anche un cretino. Ma che cosa ci vogliono far bere? Ma veramente pensano che noi abbiamo
l'anello, cioè loro pensano che noi siamo come loro, capito? Pensano che abbiamo stupidi, l'anello al naso. Ma dai, ma perciò ci vuole, secondo me ci vuole una ribellione della gente. Se questo calcio va abbandonato dalla gente, perché bisogna fare pulizia. Guarda, credo sennò... anche a te, Raffaele, come a me, in questi giorni i tifosi stanno chiedendo, e io lo sto girando nel nostro compito, è questo, lo sto girando alla società, ma nemmeno polemizzando, girandolo alla società. La gente vorrebbe che il Napoli si facesse, proprio sente l'esigenza, sì, che il Napoli prenda una posizione forte. La gente lo chiede a noi, ma chiaramente io posso prendere tutte le posizioni che voglio, ma non cambia nulla, cambia quando niente. Parlo. Facciamo rumore, ma non cambia niente. Invece se le prende il Napoli, che succede? È una domanda, almeno è una domanda ancora senza risposta. Qualcuno dice, no, vedete che peggiorano, questi sono vendicativi. Se il Napoli dice, incomincia a protestare, ce la fanno pagare ancora di più. Io dico che c'è il modo giusto per farlo. Bisogna individuarlo con le persone giuste. Allora, c'è un problema di fondo, che all'interno dell'ordinamento sportivo non esiste uno strumento che formalmente ti autorizza a fare un'azione dimostrativa in questi tempi. Cioè, che cosa fai? Fai la relazione, il quadro, il dossier, con gli errori, e il presidente federale ti dice, e quindi cosa mi stai chiedendo? Parli a fine partita sulla TV che ha trasmesso la partita. Ah, questo è un altro tipo di discorso. Le dichiarazioni, sì, perché capito, strumenti all'interno dell'ordinamento. I dossier, come si diceva una volta. Li hanno fatti, i dossier li mandano, e poi la federazione ti risponde, sì, quindi? Devi fare rumore, Cristian. Sì, questo sì, a livello mediatico. Perché se no, se stai zitto, se ti fai pecora, il lupo te se magna, dicono, quindi. Perché c'è qualche... Mi fate commentare un attimo il discorso su Pasqua. Ha fatto il quarto uomo, 21 marzo e 10 aprile, magari ha avuto anche questo problema, ma comunque 10 aprile era un mese da Milan-Napoli, sì, e l'arbitro in Serie A, il primo arbitro, esatto, non l'ha più fatto. Però la domanda che mi faccio della serie non è vero ma ci credo, cioè pensiamo a tutte le ipotesi. Paolo prima parlava di possibile condizionamento per Simone Inzaghi, te la rilancio così, Paolo, no? Sì. Mazzoleni è lo stesso che richiama Milan-Napoli e dice guarda qui c'è il rigore e Pasqua non glielo dà. Secondo te lui stesso che si ricorda questo credito che secondo lui il Napoli ha avuto perché per lui era rigore, a quel punto dice, decide il protocollo, quindi lascio correre la decisione dell'arbitro, o lo richiama per dire chi era l'arbitro? Fabio, scusa, forse non è il rigore. Ma vedi, io ho letto che il Napoli vorrebbe ricusare Mazzoleni, ma è tardi. Mazzoleni andava ricusato dopo Pechino. Fine campionato. Quanti anni sono passati? Mamma mia. Quanti anni sono passati da Pechino? Sono passati 10 anni. Dieci anni. Mazzoleni da Pechino, perché Mazzoleni con Napoli non ci doveva avere più a che fare. Allora, c'è una proposta importante al vaglio della federazione, che è la divisione per specificità delle carriere arbitrali. Cioè, se tu per quella stagione sportiva sei al VAR, fai solo il VAR, non vai in campo, e viceversa. Ma questa è una cosa che io personalmente molto, ho chiesto molto, già molto da 2 anni. Questo è l'aspetto tecnico. Adesso facciamo un altro tipo di considerazione. Nella classe arbitrale, così come faccio questo parallelismo in un partito politico, esistono le gerarchie. Cioè, nell'ambito di un partito, non tutti i senatori hanno la stessa forza, non tutti i deputati hanno la stessa forza. Così è con gli arbitri. Quindi se un più giovane ha fatto, tra virgolette, uno sgarro, ok, a un senatore degli arbitri, è chiaro che nei limiti della legittimità lui glielo fa sentire, perché dice come ti sei permesso di mettermi in discussione? Questo fa parte della debolezza umana. Vuoi sapere quella che piace a me qual è? È che mi puzza molto che non la fanno. Challenge. Gli allenatori, un dirigente, ha detto dalla panchina che ha il diritto di una per tempo, non esageriamo, sennò passiamo tutta la partita al VAR, una per tempo, se la gioca, dopodiché non ne può chiedere più. Come il tempo. Però chiaramente, che cosa cambia? E cambia, cioè, che se lo vai a rivedere, dopo ci dobbiamo veramente... È andato a rivedere il fallo di Cacianalogu e ha detto che non è fallo. Tanto decide l'arbitro. Non torni indietro. Decide l'arbitro. Non è che il cielo... Qualcuno lo corregge. La perfezione non la otteniamo, qualcuna la aggiustiamo. È sempre per migliorare un po' le cose. La partita verrebbe ugualmente condizionata, perché chi può dire di un episodio, e se ce ne stanno 5, e se ce ne stanno 10, perché dobbiamo... È il discorso di Orsato. Tu sei un arbitro internazionale di alto livello, sei considerato il migliore arbitro italiano, e tu sei l'unico in tutto il mondo che non hai visto il fallo su Çalhanoğlu? Non l'ha visto o non l'ha voluto vedere? Grazie. Perché lui aveva già detto che durante la partita che non era fallo.
non è voluto tornare sui suoi passi, l'ha visto solo lui, è l'unico. Sono convinto che tutti quelli, anche gli spettatori, anche quelli neutrali, avrebbero visto quel fallo, dai. Perciò è sempre lui che va a vedere e decide no, o sì. Io speravo che col VAR veramente cambiasse qualcosa, perché per tanti anni noi abbiamo battagliato, Andrea lo ricorda, sentivamo in radio l'ex presidente dell'AIA, Nicchi, il quale diceva con forza mai l'amo viola in campo. Lui diceva sempre questo, perché loro non vogliono essere depauperati, di questo potere. E se lo prendono in un altro modo, con la discrezionalità sul chiaro ed evidente errore. Angelo, ma chi lo decide il chiaro ed evidente errore? Chi è che dice chiaro o evidente questo errore? Può essere chiaro, evidente, anche un errore apparentemente che non lo è. È così. Come fai a decidere? Devi andare al VAR e vedere che cosa è successo. Ho creato più confusione con questo VAR. Comunque, che vogliamo fare, Flavia? Ci fermiamo solamente per poco. Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Aia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non ti sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti. Clima, riscaldamento, idraulica. Supermercato MO, la forza della convenienza e del risparmio, presenta eccezionali offerte primavera. Pasta di Vella, mezzo chilo, 37 centesimi. Caffè Kimbo, 2 da 250 grammi, 3,30 euro. Passata Verace Cirio, da 700 ml, 75 centesimi. Acqua Sant'Agata, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo, 1 euro. Vi aspettiamo in via San Francesco a Patria 250 a Giuliano. Supermercato MO, la forza della convenienza e del risparmio. Cerchiamo spesso qualcuno in grado di darci soluzioni semplici e più vicine a noi. Ma chi è davvero in grado di farlo? Nelle filiali Prestito Sì, ogni giorno troviamo soluzioni flessibili per dare una risposta concreta a tutte le tue esigenze. Un mondo di prodotti su misura per te. Prestiti personali, mutuo, cessione del quinto e finanziamenti alle imprese. Scopri l'agency più vicina a te. Visita il sito prestitosi.it o chiama il numero verde 800 300 817. Prestito Sì. Il nostro sì dove gli altri hanno detto no. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 13 maggio, sconto 20% su tutti i prodotti di almeno 599 euro. Samsung Smartphone S21 Plus 5G con fotocamera da 64 megapixel, tuo a 903 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. Ti aspettano tante offerte! Samsung Smart TV 55 pollici Crystal UHD, tua a 559 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Lenovo Notebook con Intel Core i7 di decima generazione, tuo a 720 euro. Daikin condizionatore split 12.000 BTU, tuo a 479 euro. Samsung frigorifero combinato da 340 litri, tuo a 479 euro. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre!
penso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. E voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. E sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, e non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà, domani un altro giorno arriverà, e domani un altro giorno ormai è qua. Ottimo repertorio con questo pezzo a due di Vasco Rossi. Devo dire che questa la fa veramente divinamente. Grazie. Complimenti. La prossima volta facciamo acquistare. Dai, te lo stavo dicendo. La prossima volta sarebbe il prossimo blocco, quindi. Prossimo blocco. Va bene, preparatevi. Noi proseguiamo sull'argomento di poc'anzi, perché se il Napoli tace oppure protesta attraverso le stories del vicepresidente Edo De Laurentiis, ci sono dirigenti che invece la voce la fanno sentire. Andrea, come no? Come è stato il caso di Pierpaolo Marino, non so se ti riferisci a lui a fine partita o a chi la voce l'ha fatta sentire a metà della stessa, però partiamo dalle dichiarazioni di Marino e arriviamo poi all'altro. Vai. Discorso. Ha fatto molto rumore, ha parlato al termine della gara dicendo accadono delle cose strane, è Quadrado che fa fallo su Strigan Larsen in occasione della punizione da cui poi nasce il mani di De Paul, non il contrario, ma mi ha disturbato il condizionamento a fine primo tempo, assalto a Chiffi perché non aveva dato recupero, abbiamo visto di tutto, sembrava che fosse finita ormai la partita e che la Juve avesse già perso. Queste sono scene che appartengono ad un calcio di un'altra epoca e io che c'ero già all'epoca lo biasimavo già allora. È arrivato il deferimento? Ancora finora no. Finora no. Arriva. Perché deferimento? Perché cosa? Perché un dirigente di una società non può dire accadono cose strane e poi dopo vai anche ad esplicare quali sono gli episodi. Quindi che cosa stai presumendo? Che cosa stai cercando di dire? Di condizionare l'arbitro. Il procuratore federale ti chiama e ti dice cosa intende signor Marino per cose strane, ce lo può spiegare? No, ma l'ha detto già, che hanno circondato l'arbitro, ma il motivo ce lo ricordiamo per il quale è stato circondato Chiffi, no, ma io non che non aveva dato un minuto, che non aveva dato un minuto di recupero. Non dico quello che ha detto, parlavo prima che Raffaele diceva dobbiamo insomma battagliare. Ma guarda, vi posso dire una cosa, Cristian, ho capito il tuo intervento, come è strutturato il sistema, però lo possono deferire, lo possono multare, ma io voglio mille Pierpaolo Marino, perché se non parliamo mai non succede mai niente. Bravo Pierpaolo, ha fatto benissimo, bisognerebbe farlo sempre. Bisognerebbe farlo sempre, ma stiamo scherzando. Che cosa? Ma veramente è possibile vedere questi accerchiamenti? Pare che sono uscite pure le frasi. Non è accettabile la minaccia del deferimento se io dico una cosa che hanno visto tutti e che tutti giudicano in quel modo lì. Però nessuno parla. Ma che siamo nel... Ma che è un regime comunista questo? Ma di che stiamo parlando, amici miei? Circondati alla fine del primo tempo. Accerchiato. Ma di che per un minuto di recupero che non c'è stato niente perché la Juve non era neanche in campo. Salvatore, se ti aveva annullato il gol che ci hanno annullato a noi, che facevi? Che facevano? Stiamo già protestando. Stiamo parlando a questo punto, direi, Raffaele, di vederla la scena, perché ce l'abbiamo, un video che girava su YouTube e noi l'abbiamo riproposto. Guardiamolo. Hai catturato. Sei un raccomandato! Allora! Ma cazzo, mi metti in giro! Non
minuto di recupero. Pazzi, veramente. Cioè, e dovrebbe essere deferito Pierpaolo Marini. Paradici non ha avuto niente questa volta, né multa, né niente. Voi avete sentito, chi è che diceva Pacco raccomandato? Dirigenti della Juve, ora se non è il dirigente, per Paolo Marino ho sentito parlare anche di preparatore atletico, entourage, staff, come si dice, della Juventus. Non riescono a uscire col gioco, coi risultati, si attaccano anche alle minime cose. Qui assolutamente non c'era niente, ma si denota una grande difficoltà di creare, di fare risultato, di essere squadra, e si va sulle piccole cose. Sono sempre più disgustato, lo posso dire. No, ma, cioè, lasciamelo dire, perché ma ci credo. Io amavo il calcio di quando c'era Angelo Paradiso e il Napoli aveva problemi economici. Il Napoli, per, se non sbaglio, 6-7 miliardi di lire è stato fatto fallire. 7 miliardi di lire equivalgono a quanti milioni di euro? 6 miliardi, 12 circa, dai, 12. Teoricamente. No. No, facciamo 3 milioni e mezzo, cioè il Napoli è fallito per 3 milioni e mezzo di euro. Vedi come quando si tratta di miliardi non capisco niente, sbagli proprio, se non è proprio materia mia. Io ci sono le 12 no, squadre, se erano 1000 euro capivo. Le 12 squadre che volevano fare la Superliga, che ammontano tutte quante insieme a 5-6 miliardi, no di lire, quelli del Napoli, no, ma di 7 miliardi di euro di debito. E non falliscono, e noi vogliamo deferire Pierpaolo Marino. Io dico una cosa, io sono pronto a portare la valigetta a Nick Cavaliere nelle sue serate quando finalmente si torneranno a fare, ma questo calcio a me non piace più, cioè la gente questo calcio non lo vuole più, noi non ci possiamo lavorare in questo calcio, caro Paolo Del Genio, perché significherebbe adeguarsi al gregge di persone che dicono bravo, avete ragione tutti qua. Ma infatti, guarda, io l'ho detto e lo ribadisco, che io spero che il Napoli faccia qualche cosa, però se devo scegliere fra il silenzio del Napoli e questi modi della Juventus, io mi tengo il silenzio del Napoli a sto punto. Ma questo non è vero, mi tengo il silenzio del Napoli. Stesso. Non lo condivido, ma me lo tengo, perché almeno è un comportamento civile, questo mi sembra veramente inaccettabile. Torniamo a Orsato, hai recuperato quella cosa lì del signor Orsato. L'abbiamo aggiornata, come sai, è un conto che portiamo avanti da un po' di tempo, più o meno da quel 28 aprile del 2018, l'ultima volta che Orsato ha arbitrato una partita dell'attuale nuova campione, squadra campione d'Italia, ossia l'Inter. Era il 28 aprile 2018 appunto, sono trascorse da allora 113 giornate di Serie A in cui Orsato è stato designato 55 volte come primo arbitro, mai però per una partita dell'Inter. Perché non quindi lo manda Juventus-Inter alla penultima? Guarda che probabile. Può darsi, non dobbiamo sfidarli perché lo fanno perché veramente. La cosa simpatica è che aveva arbitrato 8 volte l'Inter nello stesso periodo a ritroso, quindi questo sottolinea l'incongruenza. E altra cosa che sottolinea l'incongruenza è come invece abbia regolarmente arbitrato con lo stesso ritmo di quando 5 anni fa arbitrava l'Inter le altre big. La Lazio a cui è abbonato tipo 11 volte, Milan, Juve e Roma 8, anche lo stesso Napoli che fu penalizzato come direi più dell'Inter in quell'occasione 7 volte. Soltanto con l'Inter invece non si può designare. Non me ne vogliano i colleghi che hanno avuto l'opportunità di avere il designatore, sono, lo posso dire, i colleghi di Sky e i colleghi della Rai, no? Che hanno avuto in momenti diversi Rizzoli. La possibilità. Ma guarda che prima parlava anche con me in radio il signor Rizzoli. Però ora si sono trincerati. Non la domanda più su Orsato va fatta a Rizzoli. A questo punto i tempi sono ampiamente maturi per fare la domanda e sentire la risposta, perché la risposta. Noi ci mancano le risposte purtroppo, a volte le risposte no, ci sono le risposte, sono risposte di però danno le risposte che vogliono loro. Quale circostanza? Quale? 2-3 anni Orsato che arbitra sempre le big, non arbitra, è stato ricusato dall'Inter, allora gli arbitri si possono ricusare, come funziona? E queste sono le domande che vengono una dietro l'altra, no? Noi ce l'abbiamo già la risposta coi 3 anni che non arbitra l'Inter, l'abbiamo già, senza che ci dicano niente. No, ma devono parlare, perché quando gli dice è stato ricusato, deve ammettere che è stato ricusato, certo. Allora c'è la possibilità di ricusare, allora ragazzi possiamo ricusare, ci divertiamo a quel punto, ci divertiamo, perché noi ricusiamo Fabbri, ricusiamo quello, ricusiamo quella, fra poco finiscono subito i campionati. Raffaele, questa è una cosa importantissima su questo argomento. Allora, col decreto legislativo numero 36 della riforma dello sport di Spadafora si creerà la figura del lavoratore sportivo.
anche i dilettanti diventeranno professionisti e gli arbitri dovranno andare sotto contratto. Si pone il quesito, perché a quel punto c'è la responsabilità professionale. Cioè, se un medico ti sbaglia un'operazione, sempre in buona fede ovviamente, non è che te la voleva sbagliare, tu lo puoi denunciare e chiedere un risarcimento. Sì. Cosa accadrà con gli arbitri che diventeranno lavoratori incendio, professionisti? Punto interrogativo. Perché poi quando vai al tribunale ordinario... Come va a finire? Poi voglio che la federazione dice no, ma io non concedo il placet per la causa al tribunale ordinario. Non potrà mai mettere un veto del genere a quel punto, no, se è una causa di risarcimento. Esterni alla società, non tesserati. Quindi diventerà... è un bel casino. È inutile chiedere, credimi, perché tante volte ti mandano fuori pista, anche sulla questione legata alla richiesta dell'ex procuratore Pecoraro sul file del dialogo... e quando dicono ma quello il file non c'è perché non esiste, ma come non esiste? Questo si autodistrugge. Lo hanno detto a me. Io se vuoi ti faccio sentire l'audio di quando mi raccontano. A te non si è cancellato il file, a te l'audio andava bene. Ce l'ho ancora. Io me li conservo gelosamente certi file. Poi ci divertiamo un giorno. Inutile parlare anche con il signor Orsato. Vedi, se io l'avessi di fronte qui al signor Orsato, io direi: caro signor Orsato, io non ti voglio chiedere più perché tu hai preso quella decisione o non l'hai presa. Perché tanto la risposta l'hai già data nel corso della trasmissione 90esimo minuto. Io vorrei parlare con la tua coscienza, non con te. È con quella lì che mi farei un bel interrogatorio. È lì che verrebbe fuori tutto quello che non si può raccontare. Se mi permettete, è veramente tempo perso. Perché ridi, Claudia? Perché sei bravissimo. Altro che Marzullo, ragazzi, cioè, ma un altro livello. Quando si avvicina alla telecamera... Non l'avevi mai visto così infervorato su questo argomento? E noi lo sappiamo già, e Salvatore ci guardiamo. Come parliamo di questo? È coinvolgente. Questa roba qui mi manda proprio in bestia, veramente, perché tutte le ingiustizie mi rendono così. Per caso hai fatto quella domanda? Sì, possiamo fare. Noi dobbiamo fermarci un pochino. Pochino ci ritroviamo qui tra pochino. No, pochino è un'altra cosa. Ti dimentichi. Ecco. Quando fuori fa freddo, che cosa c'è di più bello che essere accolti dal calore della propria casa? Non rinunciate al piacere di una casa calda e accogliente. Sostituite la vostra vecchia caldaia con una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti. Una scelta ecologica che vi farà risparmiare sulla bolletta del gas fino al 35%. Con la campagna di rottamazione di Corvino Impianti, la vostra vecchia caldaia sarà supervalutata e sostituita da una nuova caldaia a risparmio energetico. Credetemi, un'occasione unica. Beh, allora che cosa aspettate? Chiamate subito Corvino Impianti e riceverete a casa una nuova caldaia sicura ed efficiente. Tutto con rate da 20 euro al mese, installazione inclusa. Fate come loro, chiamate subito Corvino Impianti allo 081 754 5938. Corvino Impianti conosce le vostre esigenze. Più calore in casa e consumi ridotti. Le caldaie a risparmio energetico di Corvino Impianti, costruite in acciaio, garantiscono affidabilità e un bel risparmio sulle bollette del gas. Ed invece per la revisione annuale della vostra caldaia a gas, ma che cosa aspettate? Con Corvino Impianti la manutenzione della vostra caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti, scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti, clima, riscaldamento, idraulica. 081 754 5938. Vai, dopo l'indignazione a 360 gradi, diamo un po' di aggiornamenti sui risultati, parliamo di calcio. Sì, di calcio giocato, Raffaele, aggiornamenti che arrivano dalla Champions League, dove il City all'intervallo è sempre in vantaggio 1-0 sul PSG, quindi 3-1 però nel computo totale, a meno di suicidi la squadra di Guardiola dovrebbe staccare il pass per la finale, adesso ovviamente vincerà 4-1 il PSG. Ti aggiorno anche sulla Serie B, che si è giocata nel pomeriggio di quest'oggi, Raffaele, con un verdetto importante.
dell'Empoli che torna aritmeticamente in Serie A con due turni d'anticipo, ha stracciato di fatti il campionato, ma attenzione anche al risultato dell'Atalanta che della Salernitana, pardon, che ha vinto. È retrocesso l'Atalanta. No, ha vinto in pieno recupero, tra l'altro con tanto Napoli perché c'è anche il gol di Tutino a decidere il match. Salernitana che a questo punto è seconda da sola, come vediamo dalla classifica, ed è molto vicina a sua volta alla promozione diretta in Serie A, senza passare per i playoff. Se guardi il calendario, Andrea, se guardi il calendario, l'avrei guardato sicuramente, ne parlavamo prima, io e Salvatore, la Salernitana veramente è un passettino dalla Serie A, perché deve giocare con l'Empoli, che come dicevi ha festeggiato già, e col Pescara, una squadra debole che è in lotta per i play-out, insomma, ce la può fare davvero. Però, sai, su questi argomenti io poi chiedo a Cristian, esiste sempre quella norma del paracadute per chi va in Serie B che gli danno un po' di soldi? Esiste sempre? Assolutamente sì. Ecco, allora vedremo tante volte questo via vai di alcune società. L'Empoli si è fatto ricca. Perché? Scusa, si dice il peccato, non si dice il peccatore. E Sarri ha rovinato un po' il giochino, perché si salvava Sarri con l'Empoli. Forse per questo l'hanno mandato via. Cosa vedo qui, Claudia? Cosa vedo? Un dono per te, anzi due. Grazie. Allora, soffi vitali quando il cuore ricomincia a battere, e poi il vino e le rose, l'eterna sfida tra il bene e il male. Sono romanzi? Sì, allora, questo è un romanzo d'amore, romanzo epistolare, perché io sono una romanticona e quindi mi piace parlare d'amore. E l'altro invece è un saggio travestito da romanzo, Il vino e le rose, per Curcio Editore. Invece questa è la storia di tre donne, perché mi piace anche molto parlare delle donne. Sì, bene. Anche a noi, ogni caso. Tutti. Si legano bene. Ma quindi scrittrice, cantante. No, cantante no. Attrice. Non ve ne siete accorti. Sei una polivalente, diciamo, artistica. Completa. Sì. Arte. Beh, 360 gradi. E questo film Resilienza, che girato è molto tra Napoli e Ischia, esattamente un anno fa. Infatti è da vedere. E lei è una delle attrici protagoniste. Letteratura, quindi parliamo di italiano, e il Napoli dovrà sottoporsi ad un esame di italiano. Quando? Domenica, anzi sabato, perché Rino Gattuso, il presente Vincenzo Italiano, chissà che non possa essere il futuro. Tu ce lo vedi sulla panchina del Napoli italiano? Esame italiano si viene promossi oramai. Basta, sì, ormai si viene promossi. Tutti, chiunque fa l'esame italiano viene promosso. Può essere, ma si ha pure il passaporto. Può essere il più grande analfabeta di questo mondo, di ogni angolo della terra, esame italiano si viene promossi. Se la nostra Yolanda avesse invertito i protagonisti delle, ci metteva paratici qui invece che su quella di prima. Non c'è esame di italiano. Ma guarda, italiano ce lo vedo sulla panchina del Napoli. Io tengo, se non andiamo sui nomi già famosi, la mia scaletta degli emergenti è De Zerbi, perché è già emerso un po', poi Italiano che sta emergendo, e poi Dionisi che pure è bravo, però siamo proprio agli albori, no, di questa sua crescita. Quindi non perché uno è più bravo e uno è meno bravo fra loro tre, ma per un fatto che insieme alle belle idee che hanno questi allenatori c'è un po' più di vissuto di Serie A da parte di Roberto De Zerbi, che il calcio italiano, dove regna sovrana l'incompetenza. Veramente, forse l'unica cosa è che è pieno di raccomandati che non meriterebbero di occupare i posti che occupano, perché non hanno conoscenze calcistiche, ma molti dirigenti stanno lì per chissà quali qualità nascoste, e lasciano far partire probabilmente per l'essere un allenatore come De Zerbi, da tenere, da bloccare qui una delle squadre, ma pure la Roma fa un'operazione di marketing importantissima, ma da un punto di vista tecnico si prende Mourinho alla Roma. Dopo ne parliamo, ma non esiste, parliamo, parliamo di Mourinho, parliamo di Sarri. Parliamo anche di Gattuso, Angelo, che giudizio hai tu di questo allenatore? Secondo me è esageratamente criticato da quando è sulla panchina del Napoli. Gattuso è una persona innanzitutto splendida, un grandissimo motivatore, però secondo me Napoli deve aver bisogno, secondo me, di un concetto internazionale, cioè un calcio internazionale. Io vedo ancora molte palle laterali, non vedo più le palle in verticali. Le squadre molto lunghe, insomma, domenica l'ultima partita col Cagliari, la squadra era molto lunga, cioè, vorrei vedere proprio, specialmente proprio per i tifosi che meritano un gioco internazionale veloce, vorrei vedere un allenatore che adotta proprio un calcio in verticale.
Qualche nome? Qualche allenatore? Ma dopo ne parliamo, dopo abbiamo tutto... sempre allenatori internazionali, parliamo sempre di nomi importanti. Il calcio italiano purtroppo si è rallentato tanto, Restiamo però nell'attualità, dai, torniamo al campionato, il prossimo turno è questo qui che dimostra Yolanda. Spezia-Napoli è la prima partita del prossimo turno perché si gioca sabato alle 15, infatti, e poi via via tutte quante le altre, spicca la partita di domenica sera tra Juventus e Milan, che potrebbe essere, diciamo, la gara decisiva ai fini della corsa Champions. Mi dai una scheda di... ragione, è buono, pure se la Fiorentina ferma la Lazio, è buono sia perché ferma la Lazio, sia perché... probabilmente si salva e quindi potrebbe arrivare allo scontro con il Napoli con meno foga. Mi dà una scheda di italiano? Sì, analizziamo un po' il profilo di uno dei papabili futuri allenatori del Napoli, allenatore molto giovane, 43 anni, modulo di riferimento è quello che usa attualmente, il 4-3-3, ingaggio attuale... Scusa, diciamo che se tu io costo molto meno. Se gli raddoppi l'ingaggio a un milione hai preso l'allenatore. Io molto meno. Palmarès che vanta appena due promozioni dalla C alla A, cioè dalla C alla B e dalla B alla A, evidentemente. Questo è il suo curriculum che vede i primi due anni al Vigontina. Pensate che nel 17-18, cioè quando Orsato arbitrava l'Inter per l'ultima volta e Napoli faceva il record di punti, Vincenzo Italiano allenava l'Arzignano, che non è proprio il Real Madrid, poi il Trapani, fino ad arrivare allo Spezia. Opinioni a carattere strettamente personale, poi ognuno ha la sua. Perché sì? Perché ha un modello di calcio in linea comunque con la cultura di gioco del Napoli degli ultimi anni. Tradotto, non è che devi prendere la squadra e insegnargli cose completamente diverse da quelle che conoscono già, e sa dare una forte identità, che è una cosa che forse serve a una squadra che non può comprare grandissimi campioni. Perché no? Fase difensiva da rivedere, o almeno nei numeri, poi vi ne mostro altri dopo che dicono che non è proprio così. In esperienza a certi livelli questo è innegabile, se tre anni fa eri all'Arzignano è chiaro che potresti pagare un po' lo scotto di approdare a Napoli, no? Sì, indubbiamente è così, però io vedo in italiano, diciamo, il Sarri 2.0, perché è un allenatore che sa far giocare la sua squadra, che non è composta di grandi campioni, con uno spirito battagliero e anche con una sfrontatezza contro qualsiasi avversario. A me questo ha colpito d'italiano. Mi sembra che il valore dell'organico, ora non... Lo vediamo subito. Se mi sbaglio, è inferiore a 4 squadre di Serie B, e oltre a essere l'ultimo della Serie A, è inferiore a 4 squadre di Serie B, quindi lui sta facendo un grande lavoro. Certo. Non c'è dubbio su quello. Lui ha voluto fortemente Nzola, che qualche fenomeno di addetto ai lavori diceva che nemmeno in C poteva giocare questo giocatore un paio d'anni fa. Con lui non gioca intanto, sabato. Non gioca Trapani. Squalificato. Lo ha avuto Trapani. No, lo Spezia secondo Transfermarkt vale 60 milioni di euro, cioè meno di quanto il Napoli ha messo a bilancio Osimhen. Ma quali Serie B che valgono di più secondo queste valutazioni? Sì, sai, anche nelle difficoltà è uscito a vincere partite, che quello è un dato determinante per una squadra soprattutto che lotta per non retrocedere, che va in difficoltà quando è sotto nel punteggio. Invece vedi Crotone, ma anche domenica a pochi minuti dalla fine poi col Verona, cioè crederci sempre attraverso il gioco. È un gioco che piace, lungo, una squadra abbastanza lunga ovviamente, paghi l'inesperienza, però si sta giocando un campionato in quella posizione che doveva essere, con qualche punto di vantaggio. Perciò è un dato a suo favore. A proposito di quei valori, il giocatore che vale di più singolarmente è Pobega, purtroppo noi ce lo ricordiamo bene all'andata, però è un giocatore in prestito, sottolineando che insomma, l'organico non è che ha grosso valore, mentre Maggiore è un giocatore sicuramente molto interessante, classe 98, così come Ricci, fresco di respiro di aria nazionale. Zola squalificato, era il terzo invece in questa speciale classifica, diciamo così. Cristian, vogliamo salutare un nostro amico che ci sta seguendo da Belgrado in questo momento. Ah, Simone Spadafora. Benissimo. Ho sentito il suo avvocato, che caro amico mio Antonio Rocca, che facciamo il corso di preparazione all'esame di agenti insieme, e ho detto, ma Simone? Dice, no, è a Belgrado. Dico, tutto a posto? È da un mese a Belgrado, e per tutta una serie di ragioni professionali
Scrive, sì, l'attrice scrittrice, bella, intelligente, simpatica, complimenti per lo scouting. In realtà mi è arrivato anche a me qualche messaggio. Ma che eccezionale, completa alla grande il trittico. E ancora non avete visto niente. Figuriamoci, figuriamoci. Allora, Ivana, ma italiano per me, dicevo, è il Sarri 2.0. Mm-hmm. Ma perché Sarri non è andato alla Roma quando ormai era cosa fatta? I guardate, documenti. Era cosa fatta, veramente. No, ma è vero, eh. Mi hanno dato, qualcuno qui, appena sono arrivata, mi ha dato della bugiarda, ma io le bugie non ve le dico, Questo va sottolineato, perché siamo una trasmissione seria, quindi bugie dalla mia bocca non escono mai quando sono qui. E ci tengo a precisare che davvero era in contatto, certo, e Ramadani in realtà adesso è in Inghilterra, perché ovviamente doveva intrattenere relazioni con altre squadre inglesi, e successivamente la sua destinazione era proprio Roma. Evidentemente è saltato qualcosa e la Roma ha optato per questo colpo di mercato, come forse lo fece all'epoca De Laurentiis con Ancelotti. Ma sai, se possiamo dire una cosa del se genere. Nella Roma il direttore sportivo si chiama Tiago, come si chiama? Tiago Pinto. Tiago Pinto. E dietro Tiago Pinto c'è Jorge Mendes. Ma infatti, Raffaele, secondo me una ci conseguenza sarà, naturale. Ci sarà un valzer di panchine, soprattutto nelle ultime partite, perché dipende anche un po' dalle posizioni in classifica, assolutamente, per la Champions. E ti dirò di più, Christian forse può confermare Napoli, che ci sono tre allenatori con tre procuratori molto forti che sicuramente non resteranno senza panchina. Tu uno di questi era Spalletti, uno è Sarri e l'altro è Allegri. Questi Allegri. Assolutamente sì. E questi sono, ecco, il trittico degli allenatori, intorno, diciamo, tra cui sceglierà il Napoli. A questi tre nomi. Roma, in caso di Champions, ovviamente. Esatto. Non vince 4-0 con Manchester United giovedì, poi nel calcio può succedere tutto, ma non dovrebbe. Non farà le coppe. Anche, o fa la Conference League, vabbè, o non fa niente, no, se il Sassuolo la supera. E Mourinho ci va. Io vorrei capire perché, perché io, alcune volte le persone dicono il Napoli se va in Champions, perché a Napoli vengono solo se va in Champions alcuni e invece non vengono se va in Europa League, perché il Napoli quello è il dubbio, Champions, Europa League, mentre a Roma il dubbio è Conference League o niente, e Mourinho ci va. Paolo, io non le so, c'è una cosa. Uomo, allora, Mourinho tutti hanno sempre detto che era un presuntuoso, invece lui è un uomo molto intelligente, lui non può non tenere conto che ha fallito negli ultimi anni. Sarri non quasi ha fallito e ci sarebbe andato piazze anche lui alla Roma. E si vede, quindi che gli allenatori c'è, non se ne fregano se è vai, chiaro, se c'è, fai la Champions importante o fai l'Europa League o non fai niente. Se ne fregano gli allenatori, ma forse se ne frega la società. Sì, però io non se penso fai che o meno. Mourinho sia andato lì. No, perché i progetti sono più a lungo termine. Garanzia. Cerchiamo Salvatore. No, dico che sia, abbia accettato la Roma senza coppe importanti e senza l'idea che si possa costruire una squadra importante, perché allora a quel punto è diventato come tutti gli altri. Quindi non pure va per bene i giocatori non è vero. La Roma, no, adesso è arrivato deve Mourinho, prenderà giocatori importanti. Sì, secondo quindi me sì. Quindi, pure secondo me sì. Quindi sì, i giocatori importanti vanno pure se non ci sta la Coppa. Quindi sì, perché da noi solo sta sto fatto? No, se ci sta, se c'è la Coppa, se no se ne va quello, se ne va quello, non viene l'allenatore buono. Perché sanno che per politica societaria il presidente, ovviamente, se non sei in Champions non potrà fare determinati tipi di investimenti sui calciatori. Da 12 anni sono in Europa. Paolo, tu non devi mai dimenticare un particolare che si chiama diritti di immagine. Quello diventa un freno per la stragrande maggioranza dei calciatori di un certo livello che tu vuoi portare da queste parti. I diritti di immagine non te li lasciano mai. Uno stipendio parallelo, è come se io dico mi venga a prendere, no, il tuo lavoro, vabbè, mi ma devi io dare non il 50%. Ma io non sto pensando a quei calciatori lì, però. No, ma chiunque, guarda, chiunque, pure i calciatori un po' io meno. Io sto pensando ad altri Osimhen, ad altri Fabiana, ad altri Lozano, che sono venuti e possono venire altri così. Sì, sì. A questi sto pensando, sì, i buoni per calciatori. Per restarci quanto non lo sappiamo, sì, però altri Koulibaly, altri Mertens, che poi sono restati 6-7 anni. Cioè, alla fine i giocatori buoni siamo in grado di prenderli e tenerli per più anni. Bisogna ma certamente. Certo, no, sono sicuro che li devi scegliere bene, perché sono nella fase di transizione, perché vedremo che coppa faremo. È ovvio che se vai, se ti presenti alla Champions
con una squadra normale non te lo puoi permettere, come non se lo potrà permettere l'Inter, che avrà bisogno dei rinforzi per giocare una Champions d'elite, perché ovviamente non potrà... Ma il calcio italiano vale per tutti, il calcio italiano. Sì, esatto, però ci sono squadre più europee, secondo me prima... Il Napoli, secondo me, con l'Atalanta è la squadra più europea, che ha più intensità di gioco, che può stare a certi livelli anche a livello europeo. Le altre fanno fatica. La Juve, per esempio, io non la vedo più, e forse non la vedremo più, pertanto... Non l'abbiamo quasi mai vista, a dire la verità. Là in ma noi l'abbiamo detto però dalla prima puntata che non credevamo in questa Juve di Pirlo, infatti, no? Napoli, l'abbiamo detto, siamo stati i primi. È sempre stata una squadra internazionale. Perché la Juve con quel tipo di gioco non può andare oltre un ottavo di finale, se gli va bene, di Champions League. Sì. Non esiste più quel tipo di gioco. Certo. Anche le piccole squadre, non solo le squadre importanti, ma abbiamo visto, è ovvio, le semifinali, vedi City, Paris Saint-Germain, cioè ti sembra un altro pianeta, è un altro calcio, è un'altra qualità. Passaggi sbagliati, niente, spazi strettissimi, tutti in verticale, è meraviglioso. Ma lo stesso Dortmund, ma noi quando vediamo? Tante altre squadre. Tutto in ma sì, tutti in verticale. Tutto in verticale, quindi noi teniamo il giocatore giusto adesso per fare tutto in verticale, che è Victor Osimhen. No, ma ci sta, io ho detto Atalanta e Napoli. Dobbiamo fermarci. Osimhen è straordinario. Fermarci un pochino. È straordinario. Supermercato M.O. La forza della convenienza e del risparmio presenta eccezionali offerte primavera. Pasta di Vella, mezzo chilo, 37 centesimi. Caffè Kimbo, 2 da 250 grammi, 3,30 euro. Passata Verace Cirio da 700 ml, 75 centesimi. Acqua Sant'Agata, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo, 1 euro. Vi aspettiamo in via San Francesco a Patria 250 a Giugliano. Supermercato M.O. La forza della convenienza e del risparmio. Cerchiamo spesso qualcuno in grado di darci soluzioni semplici e più vicine a noi. Ma chi è davvero in grado di farlo? Nelle filiali Prestito Sì, ogni giorno troviamo soluzioni flessibili per dare una risposta concreta a tutte le tue esigenze. Un mondo di prodotti su misura per te. Prestiti personali, mutuo, cessione del quinto e finanziamenti alle imprese. Scopri l'agency più vicina a te, visita il sito prestitosi.it o chiama il numero verde 800 300 817. Prestito Sì! Il nostro sì dove gli altri hanno detto no. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 13 maggio, sconto 20% su tutti i prodotti di almeno 599 euro. Samsung Smartphone S21 Plus 5G con fotocamera da 64 megapixel, tuo a 903 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. Ti aspettano tante offerte! Samsung Smart TV 55 pollici Crystal UHD, tua a 559 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Lenovo Notebook con Intel Core i7 di decima generazione, tuo a 720 euro. Daikin condizionatore split 12.000 BTU, tuo a 479 euro. Samsung frigorifero combinato da 340 litri, tuo a 479 euro. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Ragione, fa freddo, Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Aia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a 20 euro al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli 29 euro. Guarda avanti, scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti,
clima, riscaldamento, idraulica. Straordinario tributo a Michael Jackson. Jackson, fantastico, complimenti. Bravo, bravo. Billie Jean is not my lover, she's just careful. Brooklyn's I'm the one. Ehi là. Tutta da ballare. Cosa del genere. Bene, allora ovviamente noi ritorniamo a parlare della partita di sabato pomeriggio, anche perché lo Spezia deve fare punti, no Andrea? Perché ha bisogno di salvarsi. È vero, non è l'unica che ha questa necessità. Abbiamo riassunto con un calendario a confronto la situazione per capire quanto pesano anche per il nostro avversario, no? Questi punti. Classifica che vede in questo momento Benevento come ultima squadra a retrocedere, già spacciate, lo sappiamo, aritmeticamente Crotone e Parma. Spezia che dopo il Napoli se la vedrà con la Samp fuori e avrà alla fine in casa lo scontro diretto col Toro. E la Roma che insomma non avrà già ora non ha più nulla da chiedere, quindi diciamo che lo Spezia magari rispetto ad altre squadre ha un calendario comunque ostico, ma io penso che quello insomma del Benevento possa essere anche peggio. Questo è comunque il confronto. Benevento che invece ospiterà il Cagliari in un altro sanguinoso scontro diretto, andrà a giocare poi a Bergamo con l'Atalanta ancora in corsa Champions, ospiterà un Crotone già retrocesso e poi si giocherà probabilmente la vita alla fine contro il Torino all'ultima giornata. Io penso che Benevento Cagliari decide tutto. Sarebbe la partita di domenica, che si gioca. Come disse? Chi è che disse di ostico e agnostico? L'avversario è ostico e agnostico. Beh, Sacchi, non lo so, però gli dobbiamo dare un premio. Quando sei lito ostico, è un avversario ostico e agnostico. Salvatore, chi scende in Serie B secondo te? Il Cagliari. Bravo. Il Cagliari? Lo sai che m'ha fregato, sì. Sabato, lo volevo il dire il Cagliari, nonostante tutto il Cagliari, anche lo se l'ho pensato. Quei due punti di svantaggio, Torino ha un bruttissimo calendario, Torino, vabbè che c'ha la partita da recuperare, il Verona le gioca tutte, le può perdere tutte ma le può vincere tutte, anche domenica con lo Spezia ha giocato per vincere fino alla fine, poi una disattenzione e il gol ha recuperato alla fine. Milan, Lazio e scontro diretto con lo Spezia, non è facile il calendario. Io dico trasfetto. Cagliari, io dico Cagliari perché, ripeto, però Benevento se non perde domenica ha la possibilità dei tre punti quasi. No, dico il Benevento, se non perde domenica potrebbe avere delle difficoltà con l'Atalanta, ma ha quasi tre punti sicuri, che non è facile adesso avere tre punti sicuri col Crotone. Benevento se vince si salva, 34, tre col Crotone li fa, l'ultima Torino e no, Benevento vince, può venire, sì. Va a Trento, sì. Sì, però dai, dico Spezia. Sì, ricordiamo lo Spezia e Torino, lo Spezia salva. Hanno tre punti in più, che pure pesano, quattro. No, esatto, c'ha tre punti in più.
Però ti dico, secondo me se il Benevento non vince domenica è il Benevento che se non vince, sì. io penso che può vincere la partita, nonostante abbiamo negli occhi un ottimo Cagliari a Napoli. Io penso che il Benevento può farci, però il Cagliari dopo c'ha la Fiorentina. Non vive un bel momento? No, è vero, è verissimo. Ma metti che perda, però questa è una partita. Ma solo perché fa rima? No, non è una questione di rima. Benevento farà l'esplua con l'Atalanta. Ecco qua, è finita la stagione. Vai diretta, retrocede direttamente in Serie C. Cristian, l'anno prossimo, quando perdono una partita internazionale precampionato, l'Atalanta verrà qua e dirà: avete visto che ve l'ho detto che l'Atalanta stava per crollare? Hanno perso col Bayern Monaco, non so nessuno. No, ma perché la seconda partita del Cagliari è la Fiorentina. Se non fa risultato con la Lazio, la Fiorentina è dentro, anche se ha 35 punti e qui non ci siamo. Ma se non fa risultato. Però un po' come il Milan nella corsa Champions, il Benevento è quella che ci arriva sull'onda lunga peggiore, no? Oltre a essere quella messa peggio in classifica. Certo. Vediamo le probabili formazioni delle due squadre per sabato pomeriggio. Cominciamo dal Napoli, che dovrà fare a meno di Koulibaly e di Maximovic, quindi credo che sia quasi obbligata la formazione con Meret, Di Lorenzo, Ragmani, Manolas, Yussai, Fabian Ruiz e Demme a centrocampo con Lozano, Zielinski, Insigne e Osimhen. Tu che te ne intendi, Angelo? A destra faresti giocare Lozano o Politano dal primo minuto? Visto l'ultima partita, Politano. Politano, anche perché poi con i primi caldi un giocatore così esplosivo può mettere in difficoltà la squadra avversaria. Lo sarebbe anche Lozano esplosivo, però non è al 100%. Dopo però, l'infortunio non stava non si è più ripreso, Paolo? Secondo me no. Io forse penso pure Mario Rui potrebbe avere qualche chance. Sì, anche lui. Questa volta, cioè, gli altri inutili che ne parliamo. E credo veramente che Politano possa essere favorito. Poi per il resto anche questa è la squadra. Gioca Mario Rui e Politano, secondo me. Hanno più possibilità di Lozano e di Yusa in questa partita. Andrea, tu che te ne intendi, ci racconti un po' la formazione dello Spezia, no? Sì, la conosco a menadito, ho visto tutte le partite quest'anno, indubbiamente. Io ne ho viste tante. Allora spiegacela tu, no, scherzi a parte, è quello che fa maggiormente specie l'assenza, no, di due giocatori che fecero un po' ammattire il Napoli nelle ripartenze nella gara di fuorigrotta dell'andata, ossia Anzolà e Pobega da questa formazione, quindi un ulteriore punto che va a vantaggio del Napoli, con Piccoli che dovrà reggere il peso dell'attacco, scusami se non mi spavento, ecco, con tutto il rispetto. Ha recuperato Saponara, potrebbe essere Agudelo, potrebbero essere due mosse a sorpresa, e l'altro è Sena a centrocampo. Questi tre hanno hanno una rosa spaventosa come lunghezza. È vero. Cioè, hanno molto tanti profonda, giocatori che si equivalgono tra di loro, quindi indovinare la formazione dello Spezia è impossibile praticamente. Vedo tre giocatori scuola Roma, Marchizza, Ricci e Verde, tutti e tre in campo. Pensa che c'ha Bastoni, c'ha Terzi, c'ha Agudelo, guarda, solo a centrocampo c'ha Pobega, c'ha mille alternative dello stesso livello rispetto ai titolari, quindi per una squadra le ha cambiate molto, li ha cambiati pure molto, li ha fatti ruotare molto durante la stagione. Numeri e caratteristiche dello Spezia, questo lo sai però, sì, no? Sì, su questo mi preparo molto. È il dato che fa specie sicuramente è vedere lo Spezia al quinto posto nella classifica del possesso palla in Serie A, no? Non è consono per una squadra di così bassi valori che è quella classifica, cioè dopo Sassuolo, Juve, Napoli, Atalanta e appunto lo Spezia, che più dell'Inter, più del Milan, più della Lazio e più della Roma tiene mediamente il pallone nelle sue partite. Questa è una caratteristica ovviamente propria, figlia dell'allenatore, però è una squadra che sa giocare anche molto in verticale ed è quella che tenta più verticalizzazioni e più passaggi lunghi in assoluto in Serie A, penso questo specie quando ovviamente Anzola davanti, che non avrà in questa occasione. Comunque vediamo che primeggia nella classifica dei lanci lunghi. Un altro aspetto che mi premeva sottolineare, Raffaele, è quello dei tiri concessi, perché si dice italiano benissimo in fase offensiva, pessimo in fase difensiva, perché i numeri parlano di uno Spezia tra le peggiori difese del campionato. Ma perché? Perché si scoprono molto, e quando si scoprono veramente bene. Ma mediamente nella partita non è che concedono molto, perché nella classifica dei tiri subiti mediamente per partita lo Spezia assume uno degli ultimi posti, 14° posto, per esempio, praticamente quasi la stessa media, anzi la stessa media dei tiri subiti per gara della Juventus. E questo è un aspetto
senz'altro particolare di questa squadra, che evidentemente lavora bene anche in fase difensiva. Poi è chiaro, se da due o tre ripartenze non hai grandi giocatori per recuperare. Se non hai un bravo allenatore è difficile. No, molto diverso. Saresti già stato retrocesso veramente con un altro allenatore. Loro sono molto, per esempio, molto diverso da De Zerbi. De Zerbi fa un possesso cercando sempre di andare attraverso l'accompagnamento dell'azione, il fraseggio, ad arrivare poi a trovare spazio, trovare le linee di passaggio. Lui invece fa un possesso orizzontale, inizio, molto spesso i difensori, io credo che questa statistica non l'abbiamo, ma sono convinto, è la prima per passaggi al portiere, per passaggi indietro al portiere. Ogni volta che non vede lo sviluppo all'inizio azione, va al portiere e poi verticalizzano. Perciò è un dato anomalo, ma si spiega con questa loro caratteristica. Vanno proprio in automatico, si girano, appena non vedono la linea di passaggio, portiere, e ricominciano. Sai e poi vanno... Non hanno la qualità nei due centrali che c'ha il Sassuolo. Fanno fatica a iniziare dai due centrali, sono due discreti difensori, ma sono più difensori. Se pressati, perdono molto. Allora gli conviene giocare qualche volta tra di loro in orizzontale prima di... Poi portiere, poi portiere, se mai poi lo rigioco, ma palla lunga sali. Perché se dovessero impostare Erlich e Ismaili farebbero fatica. Sì. E allora cercano di giocare più col portiere. Una volta salito, poi almeno hanno la palla già a centrocampo, però, vanno sulle seconde palle. Rivedendo il Napoli di domenica, ti viene da fare una domanda, Flavia, a questo proposito? Sì, volevo fare una domanda a Salvatore sulla partita Napoli-Cagliari. Non credi che il Napoli abbia dimostrato qualche difetto di natura caratteriale oltre che atletico? In effetti sì. Non lo so. Ti do un dato. Non mi è piaciuto il timore, non mi è piaciuto quello che mi ha sorpreso di più. Ti posso dare un dato? Sì. Minuto 94, Sassuolo-Napoli, il Napoli regala un rigore al Sassuolo e pareggia la partita. Certo. Stesso minuto a Cagliari, la difesa si addormenta e regalano questo gol a Nanzi. Sono 4 punti che oggi, se vai a vedere la classifica, ti collocherebbero in zona Champions. Giusto, però sono due gol subiti diversi nella dinamica. Uno è tutta colpa nostra, Sassuolo. Abbiamo avuto due o tre occasioni per buttare o in tribuna o tra i piedi di Bakayoko e poi il rigore. Ok. Qui invece abbiamo dato la possibilità a Duncan di buttare un pallone libero. E no, tu devi andare per fargli perdere tempo di giocata, devi andargli vicino, almeno perché non arrivino dei palloni puliti, perché è arrivato un cross buttato in area come tanti altri, ma se ci fosse stato un giocatore vicino, questa possibilità loro non l'avrebbero avuto. Capisco che il 94esimo è successo tutto, ti viene spontaneo arretrare, ma non è da Napoli, dall'ultimo Napoli di Gattuso, questo non l'avevo visto. Io credo che lo Spezia rappresenti un po' lo snodo dei rapporti tra De Laurentiis e Gattuso, lo sai, Salvatore? Sì. Perché innanzitutto la partita di campionato della gara d'andata, ci fu quella sconfitta in attesa, pesante. Brutta. Sì, brutta. Tra l'altro con lo Spezia in 10 uomini e il Napoli perse la partita. E poi la gara di Coppa Italia, che si giocò il 30 gennaio. Ah, sì? Sì. Vale a dire, 4 giorni dopo... Verona-Napoli, sì. Che noi sappiamo tutti che cosa vuol dire, no? Quando sì, rottura di rapporti, è stata la partita però di rapporti. Io ti dico che la vera rottura di rapporti c'è stata prima di Napoli-Spezia di Coppa Italia nel ritiro pre-partita. Però dopo Verona, giusto? Dopo Verona, immediatamente dopo Verona. C'era stata anche la finale di Supercoppa. Sì. Però vi dico che quella sera lì i rapporti si sono incrinati definitivamente. E no, mai vabbè, più. Ma su questo non ci sono dubbi. Noi, al di là di tutte le posizioni che possiamo avere, ognuno di noi, invece di dare sempre opinioni, diamo. Non è più una notizia, è una un'indiscrezione, è una certezza. Noi siamo in silenzio stampa perché c'è un rapporto fra Gattuso e la società che la società non riteneva possibile gestire attraverso le parole di Gattuso. Perché sanno che poi quando andava a parlare, si iniziava a parlare del 4-2-3-1 e del 4-3-3, si poteva finire su no, non mi è piaciuto il presidente, non mi è piaciuto... Esatto. E quindi questa è la storia, la verità oramai. Sì, la verità in assoluto. Torniamo alla gara d'andata, Andrea. È vero, fu la gara del paradosso, Raffaele, insomma questo è evidente attraverso alcune semplicissime statistiche.
per esempio quella dei tiri, il Napoli calciò 27 volte verso la porta dello Spezia, si vede una di cui vi ricordate quelle nei primi minuti, soli davanti alla porta, un minuto pronti via, chi è Lozano che mette Insigne davanti al portiere a prove del da solo praticamente e sbaglia un gol clamoroso. Napoli che poi la sbloccò nel secondo tempo con Petagna e non bastò, pensa, di quei 27 tiri, 11 addirittura centrarono lo specchio della porta. Lo Spezia invece vinse la gara mettendone praticamente a referto un terzo. Occasioni da gol 11-3, insomma fu veramente la partita molto particolare, quasi oserei dire paradossale, che molti ancora chiamano in causa, no? Per criticare Gattuso, ma quel giorno perse con lo Spezia. Diciamo che forse le brutte sconfitte del Napoli sono state altre. Quella è stata una giornata un po' stramba. Quella è una delle, partite dove l'allenatore ci può azzeccare di meno. Io l'ho criticato più per altre partite che per questa, perché per questa, onestamente, se gli attaccanti mettono dentro tre gol, non c'è stato niente da dire. Capito, Paolo, ma dove devi una squadra che costruiva con cognizione di causa? Io quella partita me la ricordo. Sì, era confusione. Erano palle col clamoroso. Sì, ho capito, ma frutto di confusione. Io ho criticato più partite dove il Napoli non ha costruito. E ti trovavi davanti alla porta. Alcune partite, pensa a Napoli-Torino, nel primo tiro l'abbiamo fatto al 93esimo con Insigne, e là non mi piace, sinceramente. Questa abbiamo tirato 20 volte in porta. Forse sai che oltre 20 volte, forse ci sono state le azioni più nitide, più clamorose di tutto l'arco delle partite. Mi piace anche ricordare... Quella scena Llorente e il Mas, te la ricordi? Che Llorente gli tiene il pallone, però non si gira, e il Mas è stato... Tirare. Onestamente, se io devo prendere Italiano, non lo prendo per come ha giocato quella partita, e ti devo dire che però lo prendo per l'onestà, perché a fine partita disse abbiamo giocato male, non so come abbiamo vinto sta partita. Qualcuno disse, ma guarda che presuntuoso, invece stava dicendo semplicemente la verità. Che mai come quella sera aveva giocato veramente male lo Spezia. Ci auguriamo che possa giocare molto bene sabato e che il Napoli possa ottenere i tre punti, così da raggiungere una zona Champions, ma da consegnare nelle mani di quale allenatore, Angelo, secondo te, andando via Gattuso? Ma ne parlavo proprio prima, secondo me Allegri, anche se vado un po' controcorrente, ma Allegri è secondo me l'allenatore più importante, giusto che... Però scusa Angelo, il calcio veloce europeo che volevi tu te lo dà Allegri? Sì, però Allegri ti dà un'impronta d'allenatore seria. Cioè, un allenatore vincente. Campionato con Allegri all'Europeo, alla Champions ci penseremo più avanti. Una finale. Sì, non è che sia un grande estimatore di Allegri, però Allegri è l'unico che ha portato a due finali Champions alla Juventus. Sì. Con quel tipo di gioco aveva. Però perdone, senza Ronaldo, che gli davano a Torino di non gioco. Alla fine, se vai a vedere, non è vero. No. E non gioco quello di Pirlo, non quello che faceva Allegri. Certo, non era un calcio estroso, ok? No. Mirabolante. Però era un calcio concreto e soprattutto redditizio. Allegri, sai chi è? Non mi entusiasma, Allegri è quello che quando Juventus-Napoli del primo anno di Sarri vede che sono in difficoltà, accetta lo 0-0, poi tengono la fortuna e vincono col titolo di Zaza deviato, però loro avevano accettato lo 0-0. Si erano chiusi tutti dietro con i campioni che hanno. Sì, Paolo, Allegri è quello che con degli infortuni durante una gara ti prende Alex Sandro e te lo mette attaccante a sinistra e Douglas Costa falso 9. Cioè, quello è l'allenatore. Non ci dimentichiamo che noi dominando con Sarri, e dominando il terzo anno di Sarri, l'anno del nostro scudetto, abbiamo vinto al 90esimo su calcio d'angolo, gol di Koulibaly. Loro in una situazione di inferiorità netta, e qui bravo l'allenatore, perché erano molto inferiori al Napoli in quel momento, avevano tenuto lo 0-0 fino al 90esimo. Ripeto, non sono un estimatore. E mi aspetto, voglio dire, sull'allenatore solo questo, Raffaele, mi aspetto. Adesso ne parliamo a lungo. Ah, allora non dico niente. No, non dico niente, perché dobbiamo esprimerci lungamente. E per non essere troppo estrosi, noi ora dobbiamo fare qualcosa. Ma redditizio. Un brevissimo stop, ci ritroviamo tra pochissimo. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 13 maggio, sconto 20% su tutti i prodotti di almeno 599 euro. Samsung Smartphone S21 Plus 5G con fotocamera da 64 megapixel, tuo a 903 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. Ti aspettano tante offerte! Samsung Smart TV 55 pollici Crystal UHD, tua a 559 euro.
E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Lenovo Notebook con Intel Core i7 di decima generazione, tuo a €720. Daikin condizionatore split 12.000 BTU, tuo a €479. Samsung frigorifero combinato da 340 litri, tuo a €479. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Cerchiamo spesso qualcuno in grado di darci soluzioni semplici e più vicine a noi. Ma chi è davvero in grado di farlo? Nelle filiali Prestito Sì, ogni giorno troviamo soluzioni flessibili per dare una risposta concreta a tutte le tue esigenze. Un mondo di prodotti su misura per te. Prestiti personali, mutuo, cessione del quinto e finanziamenti alle imprese. Scopri l'agency più vicina a te. Visita il sito prestitosi.it o chiama il numero verde 800 300 817. Prestito Sì. Il nostro sì dove gli altri hanno detto no. Ragione, fa freddo, eh? Fa freddo. Ormai si passa direttamente dall'estate all'inverno. Antonio! Che è successo? Si è rotta la caldaia. Chiamate un tecnico. Ragione, io ci parlo con le caldaie. Permesso. Lui ci parla. Oddio! Non si sono capiti. Ma tu con la caldaia non ci parlavi? Ma la vostra parla cinese. Ci vuole una nuova caldaia a risparmio energetico di Corvino Impianti, completa di fornitura, installazione e collaudo a €20 al mese. E per la revisione annuale della tua caldaia a gas, che cosa aspetti? Con Corvino Impianti la manutenzione annuale della tua caldaia a soli €29. Guarda avanti. Scegli Corvino Impianti. Corvino Impianti. Clima, riscaldamento, idraulica. Supermercato MO, la forza della convenienza e del risparmio presenta eccezionali offerte primavera. Pasta di Bella, mezzo chilo, 37 centesimi. Caffè Kimbo, 2 da 250 grammi, €3,30. Passata Verace Cirio da 700 ml, 75 centesimi. Acqua Sant'Agata, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo, 1 euro. Vi aspettiamo in via San Francesco a Patria 250 a Giuliano. Supermercato MO, la forza della convenienza e del risparmio. Ho bisogno di sentimenti, di parole, parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi e di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Abbiamo bisogno di poesia. Quella magia che alleggerisce il peso delle parole, che risveglia le emozioni e dà parole nuove. Alda Merini, per voi, ecco, la bellezza della poesia e del calcio, ovviamente. Brava Claudia, sicuramente ci sarà l'applauso a casa di tutti i nostri amici che ci seguono, non solo attraverso la TV, ma anche con il profilo Facebook del sottoscritto, perché la trasmissione è in diretta. Siamo nella parte finale. E vogliamo immaginare di osservare il futuro attraverso una sfera di cristallo, un futuro da riscrivere, no? Perché c'è Gattuso che guarda ormai verso ciò che è stato e Spalletti che osserva lui cosa lascerà in questo Napoli che comunque sarà caratterizzato quest'anno da una squadra che ha giocato con la passione e con l'unità di intenti che io non vedevo da un po' di tempo. Sarà Spalletti il prossimo allenatore del Napoli? Tu sceglieresti Spalletti, Salvatore Bagni?
Ma io non lo so. Io ho un'altra idea di allenatore, te l'ho detto, forse più, non più giovane, più attuale tra virgolette, tra quelli emergenti. Sì. Ma emergente può essere anche uno straniero che negli ultimi anni ha fatto molto bene, è emergente per me anche quello. Vedi Galtier? Sì, che è emergente e sta facendo molto bene. Spalletti ha avuto una carriera luminosa assolutamente, però negli ultimi anni diciamo che... Quindi si è fatto meno vedere. Questo tuo punto di vista, tu non prenderesti Spalletti, Allegri e Sarri, non li prenderesti nessuno dei tre? Allora, Allegri, io lo prenderei Allegri. Io lo prenderei Allegri perché? Perché è andato via dalla Juve, poi fine, stop, è andato via da vincitore, non è andato via da perdente. Sì. È stato un vincitore anche come è andato via, nel modo che è andato via, con grande classe, ha lasciato un ricordo meraviglioso e vincente. Si sono accorti dopo cosa aveva lasciato la Juve per prendere altri allenatori, perciò lui è andato da vincente ed è ancora un vincente. Cioè io Allegri sì, sicuramente sì. Non pensi però che possa tornare alla Juve Allegri? Dicono anche questo, sai, dipende, qua non si capisce più niente sì. Perché veramente ormai, secondo me, molte squadre non hanno le idee, i presidenti non hanno le idee chiare, neanche adesso che siamo a 20 giorni dalla fine del campionato. Devono prendere quasi tutti, abbiamo visto il discorso Mourinho, tutto all'improvviso, non si sapeva niente di nessuno, e perciò non avendo molte idee, ma molto confuse, secondo me sarà una scelta dell'ultimo momento. Dale, se tornasse guarda, Sarri alla Raffaele, Juve, invece io ti volevo dire una cosa, Sarri perché mi è giunta voce nel mentre che anche alcuni calciatori della Roma sono rimasti spiazzati dall'annuncio di Mourinho perché sapevano che il loro prossimo allenatore sarebbe stato Maurizio Sarri. Quindi bisogna capire, martedì prossimo forse lo scopriremo, bisogna capire per bene cosa è accaduto nel mentre in questo lasso temporale che ha visto Sarri più vicino probabilmente alla Premier so e non a Roma. Io so che anche un calciatore del Villarreal e sì. Un altro della Lazio sì. Si sono molto meravigliati e di forse questo. Forse ce la diamo per un'idea, penso sia un difensore che è stato col Napoli, che adesso è col Villarreal, che ha segnato recentemente anche in... al Biol e poi esatto. Sì, e poi forse il portiere della Lazio, magari Stragosso. È lui, so è lui. Che si sono molto sì. Stupiti di molto cosa, ma anche Pedro si è anche molto stupito di questa sì. Cosa perché c'era qualcosa che non si sa cosa è successo, ma lo scopriremo. Però, e aggiorneremo su della tutto. Roma, la dirigenza della Roma ha grande orgoglio e grande personalità. Il fatto che Sarri abbia dato una sorta di priorità a sondare il Tottenham, secondo me, scusatemi il tema, gli ha fatto girare un po' le scatole. Pertanto dice, ok, ti servo io la carta di Pogba. Io ragiono in chiave Napoli adesso. Sentiamo. Tutte le dinamiche di mercato. Il nostro presidente lo conosciamo. In questo momento, per dirla in napoletano, può mettere la coppa. Non esiste che la Roma ha fatto il colpo di teatro e noi no. Noi dobbiamo fare il colpo di teatro, quello là, più spettacolare Klopp, del mondo. Sarebbe Klopp deve fare qualche cosa di sensazionale, non lo so, ma deve fare qualche cosa di sensazionale. Adesso è banale, Spalletti, lo stanno dicendo tutti quanti da un mese. Come fa a dire colpo di scena, ho preso Spalletti, è presidente, da un mese l'abbiamo detto tutti qua. Quindi non gli piace più sta cosa perché è diventata troppo prevedibile. Il colpo sensazionale al contrario, Dionisi dell'Empoli. Ma pur di non fare quello che tutti quanti hanno detto, lui farà qualche cosa di diverso. E Spalletti ha detto posso che dire ha mia. Rifiutato un'offerta di vacanze ad agosto, che io sappia. È stato invitato e ha detto ha che detto non poteva perché ha detto che non poteva perché era impegnato con la sua squadra. Che volevi aggiungere, Paolo? No, aggiungo una cosa che insomma chi mi segue la sa. Io spero di no fino alla fine che non venga Spalletti. Poi se viene Spalletti come serissimo, forza Spalletti, speriamo faccia le migliori stagioni della sua carriera perché finora le migliori stagioni di Spalletti ha fatto molto bene, sì, ha fatto molto bene, però il miglior Spalletti è un po' datato, perché il miglior Spalletti risale a 14 anni fa, 2007-2008 con la Roma. Gli altri Spalletti Inter, in Russia non lo prendo in considerazione, e Spalletti seconda esperienza a Roma,
Spallettini. Cose così così, diciamo, dai. No, ma soprattutto lui ha avuto un'evoluzione nel personaggio, di cui poi è diventato vittima. È arrivato a un certo punto, e del vostro lavoro, molti nelle conferenze, sa, parlava, ma non si capiva cosa voleva dire. Ma poi anche con un'aulicità, sembra un filosofo che stava spiegando, facendo un sermone, non si capiva. Ma perché credimi. Poi... Sì. No, aspetta, io sto pensando una cosa, mentre parlava Cristiana, sai che cosa mi sono immaginato? La prima conferenza stampa De Laurentiis e Spalletti insieme. Cioè, mamma mia! Ma guarda le facce. Poveri tifosi. Uno sa che cosa ha passato e l'altro quello che potrà passare. Guarda lì. Sono tutti due accigliati. Mi dai una scheda di Spalletti? Ma più che una scheda, facciamo una panoramica della sua carriera. 62enne nativo di Certaldo. Raffaele. Ha iniziato la sua esperienza, come tutti ricordano, da allenatore all'Empoli, ma insomma è all'Udinese che è diventato Spalletti, facendo grandi risultati, e poi la magica esperienza a Roma. Io continuo a sottolineare il fatto che secondo me ha fatto bene anche la seconda volta a Roma, media complessiva di punti 2.15, poi tutti ovviamente lo ricordano anche un po' per la storia con Totti, non è che con quella Roma doveva fare teoricamente molto di più. La Champions League non la gioca, ti do questa chicca, da ormai 3 anni, dalla stagione 18-19, era l'11 dicembre 2018, quando uscì in Inter PSV Eindhoven 1-1, sai chi segnò? Lo sai, il Ciuchi Lozano, che potrebbe ritrovare proprio al Napoli. In Champions non ha una grande media, in 57 partite la media è 1.4, è vero anche che non ha mai allenato, penso, squadre che dovessero poi... che fossero destinate a primeggiare, ecco, nella massima competizione europea. Veniamo al palmarès. Oggi la Roma è arrivata in semifinale con Di Francesco. Certo, quello è vero. Palmarès, due Coppe Italia, entrambe sulla panchina della Roma, una Supercoppa italiana sempre con la Roma, due volte campione di Russia con lo Zenit, con cui ha vinto anche la Coppa, la Supercoppa, e anche una Coppa Italia Serie C, il suo primo trofeo che lo vinse con l'Empoli. Guarda, il primo gioco di Spalletti per me era esaltante, quando ripartiva, le ripartenze, ed è stato forse uno dei primi che, quando si arrivava sul fondo, faceva mettere la palla dietro per quelli a rimorchio, esatto, tutta grandissima velocità. È lui che si è inventato Totti falso 9, no? Sì. Fu proprio lui. Sì. E anche per Rotta trequartista, c'è un anno per Rotta eccezionale. Sì, con Spalletti fece si tantissimi. Esaltò proprio, infatti raggiunse la nazionale. Chi è che ha parlato di Spalletti oggi, Andrea? Ai nostri microfoni, Radio Marte, in Si gonfia la rete, abbiamo sentito Umberto Gandini, che è stato, insomma, era l'amministratore delegato della Roma di Spalletti dell'ultimo anno. Ci racconta un po' della sua esperienza. Un condottiero, un grandissimo professionista che cercammo di far restare a Roma, fu lui a scegliere di andare all'Inter. Sulla serie TV con il protagonista Francesco Totti, dice che è diversa dalla realtà, anche perché io l'ho vissuta una parte di quella fiction, ero lì con Mauro Baldissoni. La mia esperienza con Luciano è molto positiva, mi ha colpito molto la sua meticolosità nel leggere le partite. È un grandissimo professionista che merita di tornare in un grande palcoscenico al più presto. Sì, però io rispetto del grandissimo giocatore lo devi avere, secondo me, Totti, sto parlando di Totti. Cioè, tu se fai entrare Totti è la Roma, a 2 minuti dalla fine, sì. Tu hai altri 7 cambi da spesso, ma anche partite che lui ha segnato a 10 minuti dalla fine. No, devi arrivare, quello... Secondo me mancanza di rispetto nella persona, non nel giocatore, nella persona. Totti è stata la Roma per quanto? 15 anni, 20 anni, quello che è stato. No, c'è un altro giocatore. E tante volte, quando gli ha cambiato il volto, perché si è successo della partita, io penso che non sia stato molto contento. Segnava spesso quando entrava, fece anche 2 gol importanti. Il terzo posto dovevi fare il preliminare, quindi fu una battaglia dove non voglio adesso... La Roma ebbe favori arbitrali incredibili, favori arbitrali, e Totti permisero a quella Roma di arrivare davanti a noi. Il Napoli era spettacolare. Entrava, faceva sempre gol. Totti, sì, in qualsiasi momento. Fuori classe, uno dei più grandi calciatori italiani. Un ragazzo d'oro. Non è rispettoso. È un ragazzo che ha dato tutto e di più per quella squadra, l'amata, ma è stato un professionista esemplare, ha fatto la differenza. E tu lo fai entrare a 2 minuti? No, non l'accetto. Ma io a 2 minuti alla fine non l'accetto. Come Paolo, io non vedo Spalletti, perché poi troppe prime donne, troppi galli a cantare, come si suol dire a Napoli. E non avrebbero vita. Quali sarebbero gli altri galli? Ce ne sanno tanti.
Io ne vedo uno in particolare. È chiaro, è chiaro. Ed è un gallo cedrone di quelli là. Il riferimento è chiaro. È da combattimento. Gallo cedrone uno ce ne può stare. Ce ne può stare. Si fa il combattimento, ragione. Combattimento. Bene, noi siamo arrivati alla conclusione di questa meravigliosa puntata nella quale noi parliamo per larga parte dei calciatori, delle loro caratteristiche, delle scarpette con i tacchetti, però io prego la regia di inquadrare le scarpe delle nostre meravigliose donne, guardate qui, altro che tacchetti dei calciatori, guarda, queste sono armi improprie. Ma poi tre style diversi, no? No, sì. In realtà abbiamo la stessa, vabbè, non si può dire. No. Comunque avete acquistato le scarpe dello stesso... Anche le nostre scarpe è tanta roba. Beh, quindi. Il giro, io non fai inquadrare niente. Il giro di spalle, non mi potete inquadrare. Bene. Di spalle o di spalletti? Ecco. No, spalle. No, dalle spalle a spalletti lui. Beh, però su queste oggi... inquadrature finali noi possiamo salutare. E io voglio ringraziare Claudia Conte per essere venuta stasera a onorarci della sua presenza. Onore mio di stare con te, conoscere i tuoi ospiti, entrare ancora di più nel mondo dello sport, del calcio, che mi sta appassionando. Magari mi metterò a studiare, così la prossima volta chiacchierò insieme a voi. Ti voglio dare una piccola delusione. Non troverai tante persone come me quando frequenterai altri studi, quindi... Assorbi al massimo quello che stai tutta positività conoscendo questa sera e ovviamente ti auguro le migliori fortune per la tua carriera. Sì, ma noi abbiamo fatto una domanda, Claudia, per quale squadra tifa? No, è meglio che non lo sai. No, Napoli, no? Napoli. Ci dobbiamo credere. Sì, alla maglia azzurra con la sua squadra. Alla maglia azzurra. Grazie Claudia Conte. Grazie a te. Ci vediamo presto, ringrazio ovviamente, saluto Ivana Marcellino. Ciao Raffaele, ciao a tutti. Con le sue chicche su Maurizio Sarri. Certo, non solo. Annuncerà il ritorno di Sarri. Vi aspettiamo martedì prossimo. Io vi do l'esclusiva, va bene? Lo annunci tu il ritorno di Maurizio Sarri. Va bene, lo saprò sicuramente. Che Ivana Marcellino è un po' l'esegeta di Maurizio Sarri. Saluto e ringrazio l'infinita Flavia De Vivo. Saluto te Raffaele, buonanotte, buonanotte a tutti i nostri ospiti e telespettatori, ci ritroviamo qui martedì prossimo, non mancate a Si Gonfia la Rete. Ma se tu glielo dici così, quando è che mancano? Credo mai. Come dici? Martedì prossimo ricordiamo tardi. Sì, adesso in chiusura lo ricorderò, saluto e ringrazio il padrone di casa, Paolo Del Genio. Ciao Raffaele, buonasera. Vediamo a tutti. Vediamo martedì, Cristian Bosco, di nuovo auguri per il tuo 25esimo compleanno. 25 e super giù la stessa età di Salvatore Bagni. Se ne dimentica qualcuno rimango 25, ha ragione. Grande aprile. Grazie a voi. Ciao. Ed un ringraziamento particolare al mio amico Angelo Paradiso. Grazie a te Raffaele, grazie a voi. Grazie per aver vestito la maglia del Napoli. Anche. Un manager di livello internazionale, sono veramente onorato di aver fatto parte insomma di questa splendida famiglia. Ci vediamo presto. Andrea Falco, ci dai anche la chiusura sulle partite? Sì, Raffaele, ti do la prima finalista della Champions League 2021, che è il Manchester City di Guardiola, che ha vinto anche al ritorno battendo il PSG con doppio Marezza all'11esimo e al 63esimo, quindi chiude 4-1 nel computo totale e poi aspettiamo l'altra che verrà fuori dalla sfida tra Chelsea e Real Madrid, ricordiamo, andata 1-1 e quindi Blues che hanno una chance molto importante. Prima finale di Champions per il Manchester City. Sì, penso sicuramente. Bella cosa. Allora, noi martedì prossimo saremo di nuovo qui. Io ringrazio sempre l'editore, la famiglia Abbaneo, che ci permette di andare in onda con puntualità, con qualità. E martedì sera noi vi racconteremo il post partita di Napoli Udinese, quindi a caldo, con qualche vostra sensazione e soprattutto con l'immancabile musica di Nick Cavaliere, che chiude il nostro programma come? Allora, io e il maestro Antonio Aprea chiudiamo con Un passo dalla luna, una hit di Rocco Hunt dell'estate scorsa. Ti piace? No, però va bene lo stesso. Speriamo che a loro piaccia. Sono molto franco, lo sai. Buonanotte, ci vediamo martedì. Il cielo è proprio lì, una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare e ci troviamo in riva soli a fianco al mare. Fai finta che
a un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra, anche il mare ci guarda, sembra lo faccio apposta. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se è tardi, dormi da me, ti aspetto da una vita intera, intera. Oh, oh, che bella collaborazione questa sera. Euronix Gruppo Tufano, Corvino Impianti, Prestito Sì, Fonte Itala, acqua minerale effervescente naturale, Supermercato MO, Pasta Ferrara, Il sapore del mare.